Gli strani casi che sto per narrare si svolsero a Fondamara, intorno all'anno 1927. L'altopiano del Fucino, ricavato dal prosciugamento di un lago, visto da Fondamara nelle mattine brumose sembra ancora uno specchio d'acqua. Già ai tempi di Nerone si tentò di vuotare il bacino, ma ci riuscirono solo molti secoli dopo, nell'Ottocento, i principi d'Orlonia, che ne ricavarono un latifondo assai fertile. Ma i comuni più in alto non ne ricavarono niente, anzi, l'abbassamento della temperatura rovinò le antiche colture e gli uliveti inaridirono. Per gli abitanti di Fondamara, che vivono in case per metà distrutte dal grande terremoto di Avezzano, la vista di quella pianura ricchissima fa risaltare ancora di più la loro secolare miseria. Si è fatto buono, Scarpò. Se si fa rivedere, ti giuro che l'ammazzo. Oh, era venuto per la luce, eh? È venuto per le bollette. Ma che si parla? Di quelle bravate di Scarpone ne avremmo discusso per un pezzo. Di che parlavamo, se no? A Fondamara gli anni passavano. I giovani diventavano vecchi, i vecchi morivano. Ogni anno come l'anno precedente, ogni generazione come la generazione precedente. Nella cantina di Marietta c'è anche la luce elettrica. E la sera ci va a lavorare lo Scarparo. Noi lo chiamavamo Baldissera. Era un generale dei tempi passati che lui nominava sempre. Marietta è la vedova dell'eroe Suor Canera. La sua evidente gravidanza è la terza o la quarta, da quando il marito è morto in guerra, lasciandole una medaglia d'argento e l'unica osteria del paese. Marietta, insieme alle vedove di guerra, aveva sfilato perfino a Roma, ma poi con tutte quelle gravidanze non l'avevano più chiamata. Così ogni emigrante che tornava in paese, la prima domanda era: Marie, ma perché non ti risposi? E come ve lo devo dire? Se rifaccio famiglia, io la perdo la pensione di vedova di eroe. È la legge che è fatta così. Ormai sono costretta a rimanere vedova a vita. Marie, per piacere! Un momento, mo vengo! Come a povero Cafone. Un povero Cafone capì che sta a succedere. Non può. Ma una cosa sono i fatti, un'altra chi comanda. I fatti cambiano ogni giorno, ma chi comanda sono sempre quelli. L'autorità. È sempre quello. Hai ragione, Venerdì Santo. Ma mo dicono che a comandarci sta uno solo. Un governo è sempre composto di lotri. Per i cafoni è meglio, naturalmente, che un governo sia composto di un solo latro, piuttosto che di 500. Perché un ladrone, per quanto grande che sia, mangia sempre meno di 500 latri. Bravo, Venerdì Santo. Piccoli e affamati. A capo di tutto c'è sta Dio, padrone dello cielo. Queste tutte ce le sanno. Poi viene lo principe d'Orlogna, padrone della terra. Poi vengono le guardie dello principe. Poi vengono i cani delle guardie dello principe. Poi niente. Poi ancora niente. E poi ancora niente. Poi vengono i cafuni.
Il sapotì è finito. Poi! Santo della Maiella! Ma che succede? La luce, perché manca la luce? Sta colmata la lampadina? Vedi? Madonna. E ma come lavori io? Guarda! Hanno lasciato tutto il paese al buio! Non l'avete ancora capito? Ci hanno tagliato la corrente. La corrente? Sì. Non stavamo a parlare di ladri. E allora? Scarpone dice che ci fanno sta porcheria perché siamo fermi. E c'ha ragione. E tu non sentì quello scervellato del Scarpone? Dice pure che le sigarette e la luce elettrica sono le sole cose che ci ha dato il governo. La luce elettrica se la sono ripiata. E le sigarette se possa stuzzare chi l'ha mai potuto comprare. E mo che c'entrano le sigarette? Magna, state zitta. Con le luci Fondamara parevano presepe. Mo barano paese di morti. Ma chissà, per me deve essere un guasto. Vai a sentire quello che dicono. Oh, e mo che c'è? Ho sentito una botta. Voi due state qua. Finisciti la minestra. Non lo vedi? Tanti lampadini senza luce a che serve? Verrà. Ma non è una vergogna. Tu dici che lo possono fare? L'hanno fatto. E noi altri ci lasciamo trattare così, senza alzare un dito. Dobbiamo farglielo sapere alla regina Margherita. La corrente non ce la fanno riavere, però una cosa noi la possiamo fare. Che cosa? Scendiamo in città. Mettiamo la dinamita alla centrale, così restano senza luce pure loro. Oppure bruciamo i pali della luce sopra lo paese. Allora? Io ci sto. Calma, calma. Di guai ne teniamo già troppo. È proprio per questo, ne hai capito? Non teniamo niente da perdere. Che aspettiamo? Io la dinamita la tengo. Un momento! La sapete la novità? Sai, la novità? Che ci attacca, non è andata con la luce. No, non parlavo della luce. E di che parla allora? Dello parroco. Quale parroco? Lo parroco del Fondamare. Ma che chiacchiere ci racconta? Lo parroco da Fontamara! Ma sei più di 40 anni che non c'è il parroco a Fontamara, lo dovresti sapere, zompa! E perché non c'è sta lo parroco a Fontamara? Perché la nostra parrocchia è troppo povera per mantenerlo. Questo è lo vero. Però anche se siamo poveri, il vescovo ha accettato lo stesso la nostra supplica e ha deciso di mandarci un nuovo parroco, finalmente. Zompa, ma sei sicuro di quello che stai a dire? Allora no. Ne parla tutta Vezzane. Ma un parroco fisso? O uno che va e viene come Don Abbacchio? Un parroco fisso! Ah. Un parroco fisso è una cosa importante. E che mo' è più importante della luce? Eh? Beh, sì, è più importante. Ho capito, va. Con voi non si combina proprio niente. Verà, ci dobbiamo preparare. Non possiamo fare una brutta figura. Eh sì, parlate, parlate. Eh sì. Verrà, pensa per le donne che significa. Vado a pigliare la ghirlanda. Sì, Maddalena. E chiude, tornate. Voi due, sentite, mettete una bella coperta e là su, faccia al muro e fate una bella figura, capite? Baldissene, bravo, questo è una cosa lassù, da quella parte. E Elvira, mi raccomando, Giovanni, aiuta a mettere questo fischio. Ma dove? Là, là, dove sta Elvira? Mette la coperta lì. Con questo animo pieno di esultanza il popolo di Fondamara accoglie il nuovo pastore. Rivolgendoci a voi, padre diretto, quali figli sottomessi, il nostro animo è molto lieto. Allora, Teofilo, tu vieni appresso a me, e se no chi ci dice quello che dobbiamo fare? Zompa! Michele Zompa! Senti, allora questo è l'usale e questa è la pagnotta di pane. Ecco, arrivo. Qui mettici l'usale. E poi, quando l'uprete arriva davanti alla chiesa, noi veniamo avanti, e che facciamo? Niente, gli ho presentato le offerte. E l'usale? Lo tenete in mano. L'usale... Ah, sì? Chi ho altro però? Così?
Ci mettiamo a strillare, viva Gesù, sì, viva, sì, Maria. Sì, viva Maria. Ci pensi che bella cosa? Ma ti potrei sposare al paese? Io subito ci ho pensato. Perché tu no? Non ti vuoi sposare qua? E come corre? Te ne è tutto in alto mare. Entra bene così, eh? E di alto, va bene così. Va bene così. Se lo prendo, sta arrivando. Andiamo, andiamo. Non perdiamo tempo, vieni, insomma. Ma se non facciamo passare. Dammela. Allora, andiamo. Andiamo, fate presto. Su, su. Avanti, camminate, andate incontro al parroco, su, e voi altri, gridategli, evviva, a nome di tutto Fondamara, evviva! Maria, vieni qua! Viva il parroco! Viva Maria! Viva Fondamara e benedetto! Finalmente non prego Fondamara! Sacrilegio! È sacrilegio! È sacrilegio! Ma che hanno fatto? Ma che hanno fatto? Che ha fatto? Benvenuto alla nuova parroca. Ma che fa? E che ne sacci? Tenere un po' le orecchie lunghe, ma un po' Fondamara va buona. Che? Yeah. E mo che vuoi fare, Chris? Cammina, ciò! Ma che vuoi fare con quella povera bestia? Ma chi è qui che prepotente? Si chiama Berardo Viola. L'ufficio dell'ubbricato. Quello che hanno fucilato i carabinieri. Un nipote. E ne l'hanno fucilato. Gli hanno sparato mentre dormiva. Thank you.
Lo scherzo è finito, si è divertito pure troppo. Andatene via l'asino, forza! Brava Berardo, ci state pure troppo buoni. Se era per me, non se la passavano così a buon mercato. Pazienza, che la festa non è ancora finita. Ah, no? A dove sta Teofila? Teo, senti qua. Dimmi, bra, che vuoi? Che fa lo sacrestano quando arriva il nuovo parroco? Che fa lo sacrestano? Che fa? Dimmi tu. Elvira! Buongiorno, Filippo. Vi ho cercata. Sto tornando a casa, la festa è finita. E voi, vi siete divertiti? Ma come ve la siete pigliata male, tutto quanto. Noi volevamo fare soltanto uno scherzo. Beh, mi si è fatto tardi. Arrivederci, Elvira. Arrivederci. Sono passata dalla casa tua. Mi sono fermata un momento da zia Maddalena. È quello che volevi? Non lo vuoi capire che è inutile che mi sta presso. Mi hai fatto più a paura, però. E che ho fatto? Mi hai detto manca una parola. Prima, quando li hai affrontati in piazza. Hai visto come ci trattano? Alla casa nostra. Tu lo sai, per la gente di città noi siamo come le bestie. Pure le bestie qualche volta si arrivotano. E se viene quel giorno? Quando dici così mi spaventi. Parli come mia madre. Mamma mi dice sempre, Berà, tu finirai come tuo nonno. Questo non devi dire manca per scherzo, Berà, mai. E perché? È vero, mio nonno l'ha naciso, però prima ne ha fatto vedere tante, ma tante. Buonasera. Buonasera. Eri la più bella in mezzo a tutte. Tu giusto a me stava a guardare. E tuo padre come sta? Sempre peggio. Elvi, sei tu? Papà, sto qua, sta tranquillo. Elvi. Non fa così. Scusa, quando penso che dovrei stare solo in questa casa e... Io forse è meglio che vada. Abusare della tua forza, tu da Cina. Ama!
Maria Rosa? Maria Rosa? Maria Rosa? Beh, Maria Rosa. Madalè. Buongiorno, Madalè. Buongiorno. Se vuoi entrare, ma sta tutto sotto sopra. Sta a fare le pulizie. Non importa, potevo parlare fuori gli stessi. Se vuoi parlare, parla, tanto. Già lo so. Dove batte la lingua. Senti, tu mai ti scusa? Io mi impiccio perché qua tutti ne parlano in paese. Non si capisce perché tuo figlio Brad, che tiene già quasi 30 anni, si deve ridurre a farsi fare i servizi dalla mamma, che poi lo so più, manca tanto giovane. E chi l'ha da fare i servizi? Se no io, a mamma. E come chi? Si deve decidere a pia moglie. Brad non è un uomo di femmina. Io lo conosco. So io che l'ho fatto. Vabbè, ma sto fatto non può durare per sempre. Un uomo come può fare senza una femmina? Tu ci devi parlare. I Viola non sono uomini di casa. Non sono state fatte per dormire in mezzo alle lenzuole. Maria Ro, quante storie. Guarda, nei fatti vostri io non ci mettesse bocca se Elvira non fosse la nipota mia. Beh, e quella si sta a consumare. Ma io dico, che cosa vuole di più tuo figlio? Elvira è brava, è buona. È Dio che non può, Matalè. Lo destino di Viola è diverso da quello di tutte le altre cristiane. E tu lo sai. E va bene. Andiamo a vedere. Padre nostro, che si c'è il Santo Cielo, advenia il mio Cristo, si dice. Padre nostro, non è l'anno di salvi, non è l'anno di nostro, si 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 è Ave Maria, grazia piena, Padre Stella, tu eri Santa Maria, Santa Maria, Ave Maria, e lì sta arriva la mamma di Berardo. Buongiorno. Buongiorno, Elvira. Ciao, Elvira. Ave Maria, grazie a lei, Maria Stella, vita di Maria, Santa Maria. Damia, ma chi ti ha iettato il malocchio? Eri un uomo tanto forte. Hai visto che è venuto? Cerca di parlargli, amore. Mi raccomando. Andiamo fuori. Dovemmo parlare. Ave Maria, grazie a te. Santa Maria, Madre Bosca, Santa Maria, Madre Scusatemi. Figlia mia, tu la conosci la sfortuna di Viola. Essi ci hanno un triste destino. Nessuno l'ha mai saputo spiegare. La storia tu la sai. È inutile che te la sto a raccontare. Un uomo di Berard è morto brigante, ammazzato. Ma questo non è un motivo di disonore, mi pare. Lo padre di Berard morì in Brasile. E come è morto? Non si è mai potuto sapere. Ogni mese mi mandava qualche soldo perché li mettesse a parte. Volevano un pezzo di terra per farci una casa. Finalmente ho potuto comprare la terra e da quel momento non ha scritto più. E poi è venuta la notizia della sua morte. Ma come è morto? Non si è mai saputo. Anche questo qua non è un motivo di disonore, Ygritte. Vieni qua. Vieni. Vieni qua, figlia mia, vieni. Hai da sentire il resto. Mio figlio è rimasto senza terra. L'hanno abbrogliato e l'ha portata via da ogni circostanza. Berard è molto forte. Non è forte come no, è forte come un odore. Non c'è sta nessuno più forte di lui a Fondamare. Solo con quella forza si è potuto caricare un asino sopra le spalle e portarlo in cima allo campanile. Ma lui non va a vincere lo destino. E lo destino se è assai triste. E lo destino nostro? Vi pare meno triste?
Avete visto come si è ridotto mio padre? Ma tu sei così innamorata che niente ti mette paura. Col permesso vostro a questa domanda posso rispondere solamente se me la fa vostra figlia. In questo locale è proibito parlare di politica. Ma non ve l'abbiate in me, io sono soltanto il cursore comunale. Per ordine dell'autorità questo cartello deve essere esposto in tutti gli esercizi pubblici. E come sarebbe? A Fondamaro non hanno mai sentito parlare di certe cose, nemmeno da lontano. E poi dove lo metto? Mi sapete dire dove lo metto? In vista, che si veda. No, quando sta posto, sta la medaglia. Metto qua. Ma quante volte te lo devo dire che allo locale me nessuno ha mai parlato di politica? E allora di che cosa volete parlare? Se ragiono di un po' di tutto. Se ragiono dei prezzi, delle paghe, delle tasse. Ecco, e sono tutte cose di cui non si deve più parlare. Ma non è un ordine speciale per Fontamara, no? È una cosa per tutta l'Italia. Non bisogna più parlare nei locali di tasse, di salari, di prezzi. Allora, non si può più ragionare. Bravo, hai capito perfettamente. Ma del resto... del resto, a che servono i ragionamenti? Se hai fame, te ne puoi mangiare. Vedi che è il caso di farla finita con queste cose inutili. E allora spiegalo con parole più chiare. E come sarebbe? Sarebbe... dammi qua. Scrive che... per ordine dell'autorità superiore. No. Perché non scrivi? Sì. E non ti preoccupare, in questo locale sono proibito. Tutti i ragionamenti. Ma però... Va bene così? Va benone. Benissimo. Eh? E guai a chi tocca il cartello. Sentite quello che dice Berardo? Io sono d'accordo perché. Io sono d'accordo che tutti i guai di noi cafone vengono proprio dal ragionamento. Perché il cafone è come si dice, un asino. Ragionevole, però. È proprio attraverso il ragionamento viene ragionato. A fa la fama, o viene ragionata ad avere paura del padrone, oppure viene ragionato. Che sa c'è? A fa la guerra. Oppure che dopo la morte ci sta l'inferno se non s'obbedisce. Voglio dire, prendiamo per esempio gli 8.000 uomini che lavorano dentro la terra del fucino. E mettiamo che invece di essere asini ragionevoli, cioè arragionate ad avere paura dello prete, dello carabiniero, dello giudice, sono veramente degli asini, degli ciucci, senza ragione. Che ne sa c'è? Io credo che. Calo principe Torloni se ne esse per straccia a cercare l'elemosina. Tu dici che sei contro i ragionamenti, ma a me pare che ragioni anche troppo. Cara Innocenza, vedi, tu sei venuto qua e mo te ne devi tornare ad Avezzana da solo. E per la strada non ci sta la luce. Che cosa ci può impedire a noi, poveri cafoni, da accopparti? Eh? No, risponde. E ce la può impedire proprio lo ragionamento. Ma intanto tu hai scritto sopra quel cartello che in questo locale sono vietati i ragionamenti. E allora? A te ti va sempre di scherzare, Berardo. Beh. È tardi, e domani mi tocca fatica sopra la montagna. Buonanotte, non c'è. Aspettami, però. Accompagni. Arrivederci. Sembra nuovo. E qua, come sta a te? Ogni giorno capita una cosa nuova. Non si può stare con questa paura, questa preoccupazione. Innocente, ma qua non si è mai parlato di politico. Tu vieni qua e mi porto lo scompiglio. Ma io il cartello lo dovevo portare. Soltanto qua, il cartello, pure fuori di Fondamara. Vabbè. Si scommette che stanotte Innocenzo, con tutta quella paura che gli ha messo Berardo, se ne rimane a dormire con Marietta. Dovrebbero sposarsi tutte e due.
Perché non si sposano? Senti, venerdì santo, se m'avessi rimarità, perdo la pensione di vedova di caduto della Grande Guerra. L'hanno fatta così la legge, si capite, mo? No, ma Maria, sì, sai che vedo. A me non mi piace rimbicciarmi. Ma Filippo il Bello a Fondamara, che c'è sta a fa? Che ci sta a fa? L'ho vista alla cantina di Marietta e l'ho sentito che cercava di Elvira. Andò, senti una cosa. Capace di portare la treggi piano piano fino a basso lo paese. E come no? State attenti che è pesante. Non ci pensate. Il cammino è buono. Magna, bella da mamma. Tutto capriccio. Non vuoi niente. Mi fa disperare. Che vi posso servire? Che sei uscito pazzo? Fermo, però! L'hai voluto tu. Lascia stare le femmine da Fontamare. Dai retta a Michele Zompa. So che hai fatto a cazzotto con Filippo. Io non dico che hai fatto male, ma... E allora? Tu sai che a me non mi è mai piaciuto rimpicciarmi nei fatti degli altri, però... con Damiano che sta per morire, capisci? Per scrupoli di coscienza deve tenere in occhio su Elvira. Elvira è l'unica figlia lasciata da mia sorella Nazarena. Elvira si avvicina ai 25 anni e per i paesi nostri è un po' troppo. Ha diritto a maritarsi, ha diritto ad avere una protezione in casa. E tu mi capisci, se tu non ti decidi, essa ha diritto a sposarsi a un altro. Hai finito? Cerca di ragionare, bravo. Dopotutto, Elvira ha una buona dote, 1.000 lire in contanti. La casa è già intestata a essa, la mobili di casa è già pronta e pagata, ma che stai a aspettare? Ma come ci può pensare? Come ci può pensare che io mi sposo con un ragazzo con la dote quando sono un miserabile senza un pezzo di terra? Hai ragione pure tu, ma cambierà. Sì, cambierà, peraltro. Qua non cambierà mai niente. Hai visto le montagne che cambiano? Fondamare nergastola. Ma mo che vuoi fare? Vuoi partire? Ci stai a pensare?
Oh, ma se posso sapere che state a fare? E non le vedi? Cambiamo in corsa all'acqua. E dove la fate passare? Dove ci hanno detto che deve andare? Ma l'acqua è la nostra da sempre. Era solo acqua che abbiamo per la campagna sotto il paese. E così la fate scorrere verso la terra di Don Carlo Magno. Dovete sapere che costui, Don Carlo Magna, è un ricco proprietario del capoluogo. È chiamato così perché alla domanda si può parlare con Don Carlo? È in casa Don Carlo? La serva risponde quasi sempre, Don Carlo, Magna. Ho capito, non scherzo come quella volta dove parroco. Sì, sì, non scherzo. E noi ci ammazziamo di fatica perché teniamo voi al diritto. Camarrese. Andata e ritorno? No, solo andata. Una lira. Appresso a me, chiamo io e te, aspettami qua. E vabbè, vabbè. Sa che vi dico? Che è pure meglio non essere in tanda. Ste quattro bizzocche, ietevano a fare la calzetta. No, ma come? Fate le cose di nascosto. E che ti serve l'acqua a te? Ma che te ne le terra tu? Ah, stai fresca, aspetta l'acqua quando il marito te esce dall'ergastolo. E chi l'ha detto che mio marito deve passare tutta la vita dentro all'ergastolo? Ha già fatto la domanda di grazia, eppure noi vogliamo l'acqua nostra. Ah sì, mo scendo, aspetta, aspetta. Mi senti, che commedia. Ma non combinano mai niente. Andiamoci a preparare, aspetta. No, no, partiamo subito, per preparare. Andiamo adesso. Tu vieni con me, Camilla. E aspettatemi, che io da Brescia. Ma volete far cungiare poco o no? E se non ci sto io, chi è che ci va a parlare con lo sindaco, eh? Facciamoci sta camminata. Ah, io ho capito. E togliete. E aspettatemi. Oh, che vengo pure io a parlare con lo sindaco. Togliete. Oh. Annaggia, pure dentro lo fang. Ma ti pare questa la maniera di presentarsi in città? Guarda che ne stiamo andando a una festa, sa? E gli uomini? Che diranno?
E che diranno se non ci avranno più l'acqua per far bere la campagna? Allungatelo passo, se vogliamo arrivare prima di mezzogiorno. Beh, andate più piano, che non mi reggio in piedi, non ce la faccio più. E chi te l'ha detta a te dove venì? Eh? Sei venuta a venire per forza. E mo, peggio per te. Che ci parlo con le autorità, ci parlo tu. È certo che ci parli. Ma io vedo se sei capace. Documenti. Documenti. Preparate i documenti. Documenti. Preparate i documenti. 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 Va bene. E la tessera? Ok, questo non è la tessera. No, è la carta d'identità. Adesso vogliamo vedere la tessera. Ce l'hai o non ce l'hai? Qua ci sta scritto nome, cognome, dove sono nato. No, io non so di che tessera parlate. Ma questo da dove viene? Non sa cos'è la tessera. Andiamo, alzati, devi scendere con noi alla prossima stazione. Io non scendo alla prossima stazione, devo andare a Camarese. Senti, tu vai dove diciamo noi. Documenti? Oh, documenti. Ma perché facete così proprio voi? A sta maniera mi fate perdere la giornata. E voi lo sapete com'è il lavoro nostro, no? Sono gli ordini, cammina, andiamo. Scenderai con noi alla prossima stazione. Le broccolette di rape, le fasciole, le lenticchie, yamme belle femmine, yamme. Venite, le broccolette fresche, belle femmine, quella che non ci vostra. Siamo della roba buona da fare, scambiamo. Yamme belle. Ecco il municipio. Lo sono riconosciuto. Ma che ne sai? C'è sta pure scritto. Allora che aspettiamo? Entriamo. Ferme, guardate. Ma che è sta confusione? Siamo di Fontamara. Fontamara, non le fate entrare. Queste vengono dalla montagna. Nel municipio ci portano i pidocchi. Le pidocchi? Ma guarda come parli. Ma tornatevelo a pascere le pecore. Ma non vi vergognate. E perché? Guai a chi ride quando gli altri piangono. Ma mi dà retta, ma che c'è? Che volete? Scusate, un'informazione. Noi veniamo da Fontamara e io voglio parlare con il sindaco. Noi vogliamo parlare col signor sindaco. Non ho capito, con chi è che volete parlare? Con il sindaco. Ma avete sentito con chi vogliono parlare? Con il sindaco. Con il sindaco. Bene, aspettatelo qui. Però ho paura che dovete aspettare un bel pezzo. Ma se Lusindaco si può aspettare. Si può aspettare. Ma se venite da fare. Se Lusindaco si aspetta. E da quanto si deve aspettare? State calma, ma aspettiamo, via. Aspettiamo, è tanto. Aspettate. Gesù, che confusione, ma che è successo? Siamo calmi, siamo buone. E che? Se n'è andata là. Proprio mo. Ecco. E perché? Si è guastata la calma. Ma come? Manca la cosa. Guarda l'occhio, l'occhio. A sto paese non ci sta là. Madonna, certo, mi una sedia, mo, accidente. Riecco là. No, che no. E fatela bene, poveretto. Ma perché la fatta basta, basta. E perché ti si piccia? Finitela, no. Ma che? Lasciali stare, Marietta, vieni. L'occhio, l'occhio. Ma buttate solo due gocce. Quelli si stanno a divertire alle spalle nostre. Non l'ho capito, andiamo, ce ne va. Ma che ride a fa? Faustina, lascia stare. Andiamocene. Ecco l'altro. Gesù, peccato abbiamo fatto più degli altri. Perché tu ci taponi a questa maniera, eh? Oh. Mandale, iemu cena alla casa. Che ferme, non vedete. Ferme. State ferme, non gli diamo soddisfazione. Lo volete capire che questi ci stanno a fa' apposta. Mandale, voglio bere. No, no, non bere. Non ce la faccio più con sta. Stai ferme, ferme. Noi non abbiamo sì. Quest'acqua non ci serve. Quello che voleva dirvelo, collega mio, è che da un pezzo lo sindaco non si chiama più sindaco, si chiama potestà. Ma noi che ce ne importa come si chiama? Basta che a noi ci fa giustizia. Sì, ma sì. È sempre lo stesso Don Circostanza o no? Ma quale Don Circostanza? L'impresario era un nuovo potestà. L'impresario? Quello che è venuto da Roma. Ma come? Hanno fatto capo del municipio
Non brigante come a quel! Non forestiero, non brigante! Non ho fatto sentire! Ma del resto, anche Don Circostanza è un ladro. Perciò a noi basta che ci fanno giustizia. Andiamo a parlare di sto famoso impresario. Statemi a sentire, guardate che se uno che viene da Roma ci vuoi parlare io. Ma come ve lo devo dire che ho delle conoscenze a Roma? No, oggi non si può. Il signor Podestà adesso sta in casa. Tiene un banchetto per festeggiare la nomina. Ma intanto perché non andiamo a parlare con Don Carlo Magna? Non è lui che si ruba l'acqua. Hai ragione. Ma che ci andate a fare? Vabbè, andiamo, andiamo. Senza la tessera non si può lavorare. Che c'entra mo sta tessera? È il nuovo regolamento di immigrazione interna. E vedete, maresciallo, che non c'entra niente. Perché io non sto andando a Camarese, come dite voi, per immigrazione interna. Io sto andando a Camarese per lavorare. Ma io, Bove, è scocciato, vabbè? Ti dico che ci abbiamo degli ordini. Senza la tessera non possiamo permettere di salire sul treno i nostri braccianti che si trasferiscono in altre province per lavorare. E allora? E allora ti arrivai a Fontamara. Anzi, ti faccio rimborsare pure il costo del biglietto. E non te far rivedere. Vai, va. Guarda. Guarda, ma mo' dobbiamo entrare, Ma mo' mettiamoci d'accordo per parlare senza confusione. Eppure, coraggio. È permessa? Sentite? Ci sta nessuno? Che volete? Vogliamo parlare con Don Carlo. Don Carlo, Magna. Lo sappiamo. Potete parlare con Donna Clorinda, se volete. Donna Clorinda! Donna Clorinda! Che volete? Don Carlo sta occupata! Ma che significa? Ma come sta occupata? Guarda, scusate! Sentite! Ma noi siamo venute fino a qua perché dovemmo parlare col marito, con dite lui, a Don Carlo che qua c'è sta la vedova dell'eroe Sorcanino! Maria, finisci! Ma perché non posso parlare? No, che non può parlare! Tanta è Donna Clorinda che comanda qua, entrate! Non tu! Andiamo! Ci vado io, ci vado io, ci vado io che ma tengo no, più potere! No, lascia, insomma! Ma la volete? Ma che vergogna! Solamente tre di voi! Sempre lì di le prime tre, avanti! Vabbè, andiamo! Mi raccomando, Facete favore. Non vi preoccupate che ci sto io. Facete valere il diritto a noi. Non ci pensate. State tranquille. Se ci parli. Donna Clori. Donna Clorinda. Le ricevo qua in dispensa. All'usalone c'è sta Don Carlo. Ah, vi presentate a mani vuote? Ci avete rubato l'acqua nostra. Pure le regalie volete. L'acqua? Che acqua? L'acqua di Fontamara. Non vi basta di averci ridotto alla miseria. Voi ci volete mettere l'elemosina? Sull'acqua comanda Dio. Non si può levare l'acqua alla terra dove c'è sempre stata. È un malo peccato contro la creazione. Sono venute per deviare l'acqua. Ma chi? Li cantonieri. All'alba, come li ladri. Che ludemonie. E lo dite pure voi. No, non ve la pigliate che Don Carlo. Le terre non sono più le nostre. Noi le abbiamo vendute per un pezzo di pane all'impresario. All'impresario? Ma dite davvero, Donna Clori? Quella ha fatto lo patto con lo diavolo. Se rimane 2 anni qua, ci mangia vive con tutte le case nostre, con le terre, con gli alberi e la montagna. Quella ci sbrana, ci manda per l'elemosina. E anche l'elemosina ci leva. Carlo! Carlo! I vecchi ladri hanno trovato chi la ruba. Carlo! Carlo! Hai sentito? Hanno fatto protestare l'impresario. Dove è mandato all'impresario? L'hanno fatto protestare, però mo al municipio non ci sta. E allora dove mandare a casa sua? E perché l'impresario? Perché l'impresario ha comprato tutte le terre a Don Carlo Magno per un soldo. Ci vuole fare passare sopra l'acqua nostra e dopo se le rivende a 3 volte tanto, capito? Da Ponzio a Pilato, qua non si finisce più. Non si finisce più. E no, dopo tutti questi strapazzi non potevamo tornare a mani vuote a Fontamare. Iamo, presto, andiamo, venite. Il resto ce lo danno stasera di marita nostra. Poi sentite che ammazzate. Abbiamo voluto fare tutto da soli. Non capì che il governo sta in mano a una banda di briganti. Io li conosco uno per uno, saggio quello che dico.
Dicono che sono patriota, ma sono una razza di briganti, senza rispetto per i veri proprietari. Zitta, Glory, che te mi sta facendo tutte le fatte nostre alle cafune? Io parlo tante zitta, t'hai detto. E perché? Zitta, per favore, ah, che ti sentono. Perché non posso più parlare manca alla casa nostra? Chi si è mangiata la pecora, si vomita la lana. Hai ragione, hai ragione. E Fontamara, sudore pretera zappara, sulla gramegna, pastera la fatica me. E vularia, vulare lo pensiero mio, mancata la Rosanna, lasci i nostri ospiti senza vino. Oh, ma non vi preoccupate, continuate a mangiare. Ho una riserva straordinaria. Ecco qua, brava la nostra Rosanna. Don Circostanza.
il nostro amministratore. No, 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 tu niente, perché mi... Le terre di Don Carlo Magna non appartenevano più a costui. Se le era ricomprate per 4 soldi l'impresario. 3 anni prima, quando l'impresario era arrivato dalle nostre parti, nessuno sapeva chi fosse, né dove fosse nato. I vecchi proprietari di terre in principio lo guardavano con disprezzo. Si rifiutavano di trattare con lui. L'impresario le aveva sottomessi uno ad uno. E non ci fu più affare importante nel quale egli non la spuntasse. Per spiegare quel rapido arricchimento di cui tutta la contrada parlava, si disse: l'impresario ha scoperto l'America dalle nostre parti. E adesso che siamo a metà strada, secondo il rito, col permesso dei padroni di casa, scendiamo in giardino. Ma sì, ma, ma sì. Sì, ma sì, andiamo tutti in giardino. Con piacere. Chi non pisce in compagnia è un ladro o una spia. Un pasto. Grande verità. Grazie. Il timballo era memorabile, proprio all'antica. Ah, che bravo. Hanno gradito tutto, mi sembra. È andato tutto bene? Quello si avvicina a Don Carlo Magno con un cappello in mano e gli fa con un filo di voce: vada alla carità, sono 3 giorni che non mangio. Don Carlo lo guarda bene in faccia, fa un rutto e gli risponde: beate i moschiata. Viva le mie fontamaresi! Ma cosa sono ste facce scure? La morte dell'asino, se la piagne lo padrone. Siamo qui per consegnare una supplica allo podestà, se non gli disturba la digestione. La supplica me la dovete portare al comune, non a casa. E allo comune non ci stavate. Noi siamo venute qua a cercare giustizia contro un non prepotente. Ecco perché siamo venute. Sentiamo, chi è questo prepotente? Chi è? Esso. Voi. Ho capito. È per quella storia dell'acqua, sì, eh? Sì, l'acqua no, no, l'acqua di Fontamare. Non vi sbagliate. Sì. Nessuna prepotenza. Con il nuovo governo prepotenze non ne possono più succedere, è legale. È legale levarci l'acqua che ci ha dato in mente. Ma voi donne non potete capire, è l'interesse superiore della produzione. Che cos'è? Che vuol dire? Che è sta produzione? L'acqua serve a quei proprietari che possono dedicare più capitale alla terra. Ah, i capitani. E che ce ne importa a noi dei loro capitani? Ma basta, basta. Queste chiacchiere. Attendo che voi bruciamo la villa, quando è per il Dio. Non teniamo diciamo paura. Avete capito? Queste donne hanno ragione. Esse non vogliono andare contro la legge. Ma come loro diritto fanno appello all'autorità. Ma non si rivolgono solo al capo del comune. Si rivolgono al filantropo, al benefattore, all'uomo che ha voluto diventare un figlio della nostra terra. Bravo, Don Circostante. Se si può venire ad un accordo, io sono pronto. Don Circostante, Don Circostante, voi siete sempre l'amico del popolo. Grazie. Quando siete bello, Don Circostante, quando siete bello. Ma no. Come possiamo fare senza di voi, Don Circostante? Però carta canta e villan dorme. Teniamo qui l'unotaio, andiamo nel suo studio e mettiamo nere su bianco. Siamo subito dall'unotaio. Ma noi non sappiamo scrivere. Queste donne sostengono che la metà di ruscello non basta per irrigare le loro terre. E no che non basta. E allora niente accordo. Un momento, fatemi finire di ragionare. Esse vogliono più della metà. C'è sta solo un accomodamento possibile. Lasciare al podestà i 3/4 dell'acqua dello ruscello. No. Un momento, mi volete far finire? I 3/4 dell'acqua che rimangono saranno per i fontamaresi. 3/4. Così gli uni e gli altri avranno 3/4 a testa, cioè un po' più della metà. Io capisco che la mia proposta vi danneggia, ma noi facciamo appello al vostro buon cuore di filantropo e benefattore. Va bene. Mi sacrifico. Vogliamo preparare la scrittura? Se occorre, se volete, io posso anche scrivere. Se ci sta qualche cosa da pagare, io non pago. Non paghiamo, Se non ci sta niente da pagare, vuol dire che è un imbroglio. E se ci tieni, tu puoi pagare. Io non pago manco se mi cercano. E allora state zitta, no? Zitta, tu. Possiamo incominciare? Davanti a me, notaio una vezzana. Buongiorno, avvocato. Che punto sta quella pratica mia? Naviga.
Avvocato. Oh, Berardo, quanto tempo è che non ci vediamo? Che sei venuto a fare in città? Sapete, hanno sempre detto che Berardo Viola morirà in carcere. Oggi è venuto il giorno per andarci. Oggi finalmente è venuta l'occasione, per andarci con la coscienza tranquilla. Vabbè, Berardo, non c'è fretta. Buongiorno, avvocato. Oh, buongiorno, saluto me Nicolino. E vabbè, queste cose si possono discutere con calma. Vieni a casa, ti offro un bicchierino di rosolio. E su, vieni a casa. Tu ce l'hai con me per quella terra che ti ho ceduto? Voi ce l'avete con me, perché mi avete imbrogliato. Assettati su, avevi firmato una cambiale. Io ho firmato una cambiale. Ma voi mi avete dato una terra che era pietraia? E l'ubrico temporale se l'ho portata a basso. Ma perché pensi sempre alla terra? Ci sono tanti mestieri. Ma come caspita te l'hai a dire? Voi siete avvocato e state dietro a ste carte, ma io so cafone e voi la terra. Sei giovane, finirai per comprartela. E con quali soldi? Quei soldi che non tengo? Ho capito. Tu vuoi che ti aiuti a cercare un lavoro ben pagato. Si può vedere. Avvocato. Si può vedere. Perché se no finisce malamente. Io finisco in carcere, ma voi finite allo Camposanto. Se ti ho detto che mi interesso, ti ho detto che oggi stesso scrivo a Roma. Ho amicizie a Roma. A Roma? A Roma, magari. Io non sono stato capace manco di arrivare a Camarese oggi. Certo, Roma sarebbe... Intanto sai il bosco su? Ti do il permesso di prendere la legna. È legna buona, tu sei forte. È roba tua. Tu solo ti sai arrampicare lassù. Va bene. Però la legna finisce, eh? E che ti importa? Dopo ti mando a Roma. Ci conto? Contaci. Matale, tu ci si capite niente per l'accordo? Nemmeno una parola. E che si è firmata a fare? Scusi, che dovevamo fare? E perché... che ne so, avete fatto tutto voi, ma si capisce. Meno male che era gratis. Fammi via, fiata. La casa. Faustina, come si dice che ce l'avevamo fatta? E cammina, ya, dai. Un altro po' che stiamo alla casa. Con pazienza. Capa tutta già sta Dio, che padrona rano cielo, o lo principe Turlonia, che padrona la terra, o li guardia rano principe, o li cana li guardia. E poniente, è chiuso ancora niente, e poniente, è chiuso ancora niente. Sotto tutta chiara terra, stanno all'urto marito fuori, sotto tutta sotto all'anno, di cafone questo è tutto. Cara Berardo, se ti hanno cercato la tessera, significa che c'è sta la guerra. Solo con la guerra ho sentito parlare di tessera. Perché? A te non ti hanno scritto che c'è bisogno della tessera per farlo scarpare. Per tutto il lavoro mo ci vuole la tessera. Questo vuole un nuovo governo, cara mia. Hai visto? Se c'è un nuovo governo, vuol dire che c'è la guerra. Solo la guerra scaccia i vecchi governanti e fa venire quelli nuovi. Sentite, tengo una bella notizia. Quello che volete. Una bellissima. Ma per me è una vera e propria prepotenza. Pure per te? Ma che c'entra lo governo con i cafoni che lasciano la casa e vanno a cercare un lavoro fuori dalla propria regione, eh? Che c'entra? Scarpo, oh, non sta a parlare male dello governo. Perché? Perché? Perché c'è sta una grande riunione in città per sentire le decisioni di Roma sulla Fucina. E a noi che ce ne importa? Come che ci importa? Levano le terre allo principe, le danno a chi lavora e non ci importa? Hai sentito? Ma chi te l'ha detto? Tutti lo dicono. Li sono visti con gli occhi miei i manifesti della riunione. La terra dello Fucina. Ma quella è terra di prima classe. È capace che tu sembri un sacco di grana.
Beh, può ne raccoglie 30 sacchi. È terra fina, terra grassa, non ci trova una pietra. Ma mazzon, che l'hanno proprio a noi altri, ma che dici? Tutta terra piana. Allora parla dell'alluvione. Ma che dici, la terra fertile la danno a noi altri. Bra. Non è che è una delle solite fessarie tue? Che stai a dire, Bra? Lo so visto con i miei occhi, lo so sentito con le mie orecchie, lo so sentite. Bra. Andiamo, Maria, la bella tutto quanto, va! Tu, Maria! Qui, dai, 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 salute! Il nuovo governo, forza la terra, ma io ancora non ci credo, perché la gente politicante non è che... Ma è tutto bene! La domenica seguente vennero a prendersi col camion per portarci alla Dunato. Ci dissero che il governo aveva deciso di togliere il latifondo dello principe d'Orlone e distribuire le terre ai contadini. A noi, abituata a spezzarci la schiena sulla bara zolla di montagna, la fertile piana dell'Ufucino sembrava la terra promessa. Così dimenticammo per un momento le preoccupazioni per l'acqua e anche Berardo si lasciò trascinare dall'entusiasmo generale. Guarda che bella terra! Pare in un giardino! È terra grassa! È terra abbastanza per tutto! Stavolta però non ci dobbiamo far ingannare! Ci devono dire quanta terra ci tocca a persona, come la dividono e quando ce la danno! E però potevano scegliere l'altro giorno! E non è stagno che è cominciato da sera! E che ne sa lo governo quando si semina e quando si trebbia? E chi ci crede che danno lo fucino proprio a noi? Ci hanno sempre riso in faccia! Voi state sulla montagna, trovatevela sulla montagna la terra! Da quando campa hai sempre sentito la stessa canzone! Umba! Però stavolta loro ce la mandano a chiamare! E allora vuol dire che ce l'ha la terra! È l'uero? Cantate l'inno! Sono le istruzioni! Lo contadino entrando in città deve cantare e manifestare segni d'entusiasmo! Ma va, vattene! Canteremo l'inno quando ci daranno la terra! Bravo! Un po' magari potremmo cantare l'inno di Sant'Rocco, nostro protettore! Sì, Sant'Rocco, nostro protettore e salvatore! Cantiamo! Sant'Rocco! Questi uomini con la camicia nera non li conoscevamo. Erano dei poveracci pure loro, ma poveri di una razza speciale, senza terra e senza mestiere, nemici della fatica. Sempre erano stati al servizio di chi comanda e sempre lo saranno. Anche tu, là, là, tutti là, forza! Avanti, spicciateli, gli altri già stanno tutta la piazza. Ma noi siamo venuti quando ci avete caricato. Siete qua per la processione o per la donata? E quello è Santo Rocco. Sta con noi perché è lo protettore del fondamare. Ma voi siete qui per la donata? Noi siamo qui per la questione dello fucino. Leva sto Santo Rocco, prima di tutto siamo qui per la manifestazione. Allevate mezzo di questa goccia di morto. E va poi, voi con lo Santo Rocco e noi con lo Santo Manganello. Vergognatevi! Fermi! Volete rovinare tutto! Vabbè, va, basta! Voi compromettete gli accordi tra le autorità e il clero e vi state a scavare la fossa con le vostre mani. Sono dei provocatori! Adesso ci hanno tarato per le capelle! Sono dei provocatori! Adesso basta! La lezione che si meritavano gliel'avete data o no? Date a Cesare quello che è di Cesare. Inquadra sti cialtroni e portalo in piazza. Va bene, andiamo, forza. Via, forza! Sì, ma vedo come ci è data la chiesa quella che della chiesa, ti è? Ci hanno provocato, capito? Non abbatti, ci hanno provocato loro! È bene, ci hanno provocato, non abbatti, ci hanno provocato! Appena siamo arrivati hanno cominciato a piazzare di San Rocco! Oh, calmate! Voi però, non abbatti, quando venite dallo paese? Abbiamo bisogno di parlarvi, dei vostri consigli! Avete visto quello che succede poi? Avete visto? Spetti, su, smontate la radio! Forza, voi altri, sprecate con quel che hai detto! Avete capito sì o no che è finito? Ma che state a fare qui? Andate via!
Tornate alle case vostre. Tornatevene al paese. È inutile che rimanete qui. Siete liberi, come ve lo devo dire? Ma come siamo liberi? Chi sta lì? È un ministro, è le terre dello fucile. Allora, la festa è finita. Qua. E se volete potete fare un giro in città. Però tra un'ora dovete essere partiti. Ma allora che c'è ne te? Beh, ecco. Ma che stai a raccontare quello? Chi ce l'ha mandato a dire? Andiamo a sentire con i recchi nostri, andiamo al municipio, Andiamo a sentire. Vieni. Quando volete scommettere che se ne stanno tutti là, mangiare e bere la faccia nostra. Ma te lo dico io, capito? Per me la denuncia non c'è sta per anno. Vediamo quello che succede, Ma vediamo se... Ma te pare che lo ministro pensa no per fare cappone Santa Maria? Adesso vediamo. Vediamo, ci siamo tutti quanti? Sì, ci siamo tutti. Allora. Allora entriamo, Entriamo, però. Entriamo. Forza, dai. Entriamo, forza. Che volete? Maresciallo, vogliamo parlare col signor ministro. Sgomberati! Guardia! Ho finito tutte dentro! Avanti, avanti! Ma come? Siamo tutti qua! Qua non ci muoviamo, hai capito? Vogliamo parlare col signor ministro! Con il ministro! Fermi! Vogliamo il ministro! Fermi! Non toccate i fontamaresi! Sono amici miei! E io rispondo di loro! Bravo, don Circostanza! Berardo, caro. Siedano, siedano, amico tuo popolo. Certo. E allora fateci parlare col signor ministro. Il ministro è purtroppo ripartito, un impegno urgente, un affare di Stato. E per la questione Trufugio, che avete, che state deciso? Ah, se per questo c'è chi mi può dare tutte le spiegazioni. L'amministratore del feudo in persona. Come no, come no. La questione è stata risolta in modo soddisfacente per tutti. E allora perché stamattina non siamo stati chiamati a discutere? Perché ci hanno tenuti in piazza, eh? Perché? Ma siate ragionevoli. Il ministro non poteva parlare con 10.000 contadini. Certo, noi altro non poteva parlare. E allora ha scelto un vostro rappresentante. E chi è il nostro rappresentante? Ma che diamine, eccolo, don Circostanza. Come sono state divise le terre, don Circostanza? Le terre non saranno divise. Non saranno Come non divise? Saranno divise? Ma che caspita le dici? Perché? Ma che è questa novità? Si è sempre detto lo fucino a chi lo coltiva. Infatti, il fucino deve andare a chi lo coltiva. In altre parole... A chi ha i capitali necessari per coltivarlo, per coltivarlo. E adesso scusateci, ma abbiamo una riunione molto importante. Addio Fucino! Ma come addio Fucino? Non ci sarà sempre lavoro per tutti. Anzi, più di prima. Per migliaia e migliaia di bracci il lavoro ci sarà in tutte le stagioni e non mancherà mai. Certo, non andiamo bene come fittavo, ma come bracciante sì. Non circostante. Il lavoratore sarà sempre protetto. Sì, sempre protetto. E adesso andate a casa. E insomma, come sta tua moglie? Bene, grazie, don Circostanza, mi penso sempre. Però sei sempre tu che mi dai pensiero. L'amico tuo popolo. Casa, andate a casa, ci penso io, andate a casa. Arrivederci, don Circostanza, arrivederci. Salutami un re. Sì. Giacchiere, le fatte. Se vuole maccheroni, pembi la pancia. Cari Giovanni, questo lo faccio. Che acqua fresca leggera. Da per loro è niente per noi. E mo che gli raccontiamo le donne quando torniamo a Fontamara. Che siamo calate come le lupe e ritorniamo alla casa come le pecore. Sempre pecore sarebbe. Scarpone, ma ragiona con la coccia. Sì, con la coccia. Ma che volevi fare? Non l'hai visto quanti carabinieri stavano sulla piazza? Si capisce che stavano là. Mio velo coro mio. Se va zambata. Visti, mo siete verti. Feste dappertutto da ste parti. E a Fontamara, eh? Hai ragione, però è proprio uno schifo. Avete ragione. Non si può andare avanti a sta maniera. Voi non mi conoscete, ma io sono uno che la pensa come a voi altri. Non basta parlare male contro il governo, bisogna fare qualche cosa. Questo che vuoi? Ma chi sta a parlare male del governo? Basta che vi guardo dentro l'occhio e vi capisce. Venite qua, sentite, venite qua. Vi piace far qualcosa, no? Mi mancano le mezzi, mi mancano le armi. Ma le armi si può trovare. Basta cascare sulla persona giusta. E voi siete fortunati. Avete trovato chi vi può dare una mano. Noi non abbiamo bisogno della mano di nessuno. Vogliamo essere solo lasciati in pace. Ma mettetemi alla prova e faccio vedere chi sono. Aspettatemi in un quarto d'ora, vi porto quello che ci vuole e fa saltare in aria mezza città. Sai che ti dico, ma vatti a fare una camminata, va! È meglio, va! Come volete, sì. Ma se vi serve un amico, io sono sempre a vostra disposizione.
tu ci credi a ste cose? Uno vestito a quella maniera a disposizione di Ligafone. Papà, sì, queste cose non le sono mai viste. Bravo, quello è un poliziotto, un agente provocatore. E che mi dici che tu non sei il suo compare? Ma fai bene, non ti fidare di nessuno. Ma un consiglio ve lo do lo stesso. Piate subito la via della campagna. L'amico è andato a cercare rinforzi. Se vi incontra, vi sbatte dentro. Perché? Che abbiamo fatto? Trasgressione, la diffida di lasciare la città dentro un'ora. Aggressione, manifestazione sediziosa e minaccia. Ah. Che volevamo fare? E che ne saccio? Dopo, tu che dici? A tutti quanti, che volete farlo? Verrà, quella che fai tu è sempre fatta. Yeah, ma ce ne però. Ce ne vogliamo andare. Ti saluto. Il giorno seguente, i cantonieri ripresero a scavare il fosso che doveva portare la nostra acqua nella terra comprata dall'impresario. Questa volta nessuno tentò di ribellarsi. Lavoravano sotto la protezione delle guardie, come per dimostrare la cattiva coscienza di chi li aveva mandati. Litro e quarto. Secondo me, Marietta, forse saranno i tre quarti della luna, delle fasi lunari. Nel senso che l'Uruscel deve rigare le terre dei Fontamarese per tre fasi di luna e le terre dell'impresaria per altri tre quarti. E così di seguito. Zompa, ma che stai a dire? La luna, lo sole. Ma perché vuoi imbrogliare di più la faccenda? Tre quarti all'impresario, tre quarti a Fondamare. Io c'ero, non vuoi sapere più di me. Cioè, metà e metà. Metà e metà. Certo però che avete fatto una grande confusione, voi altre femmine. La confusione, è meno male che ci siamo andate. Se no ci andavi tu, Michele Zompa. Io vi dico che con l'autorità non si deve discutere. Marco, l'impresario ci sta a rubare l'acqua e noi non dovevamo manco discutere. Senza discutere, mettete il fuoco alla conceria e lui vi riderà l'acqua senza discutere. E se non vuole capire, gli mettete fuoco allo deposito dei legnami. E se non gli basta, gli fate saltare la fabbrica dei limatoni con una mina. E se continua a non capire, gli mettete fuoco alla villa, di notte, quando dorme con la sua moglie. Solo così riavrete l'acqua. Abera, tu dici sempre, fate questo, bruciate quest'altro. Ma tu che fai? Allora tu volessi domandare, tu che hai fatto per me? Quando mi hanno levato la terra a me, tutto quanto voi, che avete fatto? A me l'acqua non mi serve perché io non tengo terra da riga. Io vado sopra la montagna a scurticà. Devo pensare ai fatti miei. Non so chi è un uguaglione. E voi, svegli. Sì, ma speriamo che ci prenda. Sono ladri. Ci pagano 4 lire. L'importante è che c'è sta l'acqua per i fagioli miei. Gli altri, come ne importa? Possono pure crepare. Oh, è inutile che mi guardate con gli occhi storti. Ognuno deve pensare ai fatti suoi. Che hai detto tu, papà Sist? Ho sentito buono. Guarda, Giovanni, che hai sentito buono. Gli altri possono crepare. Possono pure crepare. No. Ad crepa prima tu. La rabbia che portavamo dentro di noi a causa dell'acqua cominciava a produrre i suoi effetti. Quando c'è la fame, i caponi hanno sempre avuto un solo scampo: divorarsi fra di loro. A Fondamare non ci stavano più due famiglie che si parlavano in pace. Recchiuta! Recchiuta! Che è stato? Allora dammi la patana che stava recchi, andiamo! Quali patana, che stai dì? La patana che stavano là, ladra! Ah, chi si è detto ladra? Cina, che t'hanno visto tutte, tutte t'hanno visto! Cala che t'ha fatto la faccia! Facciamoli tutta! Aspetta, aspetta! Ci hai pure tu la patana che stava recchi! Le patate le hai rubate tu? Sì! Io non so niente, vattene! Mo te faccio vedere! Mari! Mari! Mi ci metto tu la patata che stai parendo? Brutta tazzone, eccomi qua! Ah, eccomi qua! Ah, da cinque! Da cinque! Giù, siete calmi! Non ti
E chi non sceglieva la via della rissa e della rabbia ricominciò a rinchiudersi nel piccolo mondo delle proprie finzioni e ipocrisie. Eravamo tutti poveri, ma nessuno come Baldissera lo Scarparo. Lui soffriva che si risapesse. E così ogni domenica riprese ad allontanarsi da Fondamara e a tornare verso sera con uno stecchino in bocca e traballante, come uno che ha mangiato carne e bevuto fino all'ubriachezza, per apparire uomo in grado di spendere e di togliersi i capricci. Niente fidato la gente nera a Baldissera. Niente fidato la gente nera a Baldissera. I poveri si assomigliano in tutto il mondo. In che cosa si distinguono i cafoni dai mujik, dai culis, dai peones? In niente. È un altro modo che hanno in comune per sfuggire alle sciagure e alla disperazione. È il ricorso alla favola, alla magia dei sogni. Così Zompa ricominciò a raccontare le sue storie miracolose. Ferma! Fermatemi! Sentite un momento! Stanotte mi sono sognato Cristo e il Papa. Sono venuto attorno al fucile e su tutti i villaggi della Marsica. Cristo andava avanti e aveva sopra le spalle una grande bisaccia. E il Papa gli camminava dietro e aveva il permesso di prendere dalla bisaccia qualunque cosa che avesse giovato lì a fuori. I due viaggiatori si sono accorti che su tutte le villagge era la stessa cosa. Li cafune, litigavano, bestemmiavano, s'angustiavano e non avevano di che mangiare e ne vestì. Allora lo Papa si sentì afflitto nel più profondo del cuore. E lui che ha fatto? Pigliò dalla bisaccia una nuvola di pidocchi e la lanciò sulle case dei poveri dicendo: prendete, o amatissimi figli, e grattatevi tutti, così nei momenti di ozio qualcosa vi distrarrà dagli pensieri del peccato. Ma va al diavolo, Zompa! Che te pozze, no? Tu, papà! Di ladri maledetti. Lavora, non già pensare. Sì, ma i fondamaresi sono una brutta gente. Lavora. Venite fuori, venite fuori. Non facciamo vedere che teniamo paura. Avanti, spara! Aspettate a spara! Sta fino, no! Razza di là! Disgraziato! Facciamo tu! Forza, su! E te dovevo strasciare! Finalmente! Venga, venga! Benvenuto, monsignor. Buongiorno, padre. Don Abbacchio.
Lo vedete i sacrifici che faccio per voi? Zompa, come va? Papa Sisto, Giovanni, come andiamo? Sono venuto perché voglio più bene a voi che a me. E siccome vi voglio bene, vi dico, non vi mettete contro l'impresario. È un uomo pericoloso. Un demonio come quello non sarà mai visto da queste parti, credete a me. Ma se è un demonio, perché non gli fa la fattura? Zompa, la Chiesa non può far niente con uomini come quelli. Voi siete troppo ignoranti, figli miei. Cercatemi di capire. Io sto Glesse lo so già visto. L'ultima volta che sono stato in città mi pare lo portava l'impresario. Se mai visto un demonio con un canonico al servizio suo? Ma non mi vergognate di stare con quelle che ci affamano. La violenza calpesta gli innocenti, ma viene raggiunta dalla spada invincibile della legge divina. Ricordatevela. Avete ragione. Se noi accontentiamo l'impresario, lui ci ricostruisce la chiesa. Sì, sempre così. Sempre le stesse promesse. Ma poi per noi altri non si fa mai niente. Sì, ma se l'impresario ci ricostruisce la chiesa. D'altra parte dovete ricordare che è stato Dio a stabilire. Tu ti guadagnerai il tuo pane con il sudore della fronte. Dio lo volesse. Magari il mondo fosse regolato secondo questa legge. Perché? È così. Non lo so. Magari mi potesse guadagnare un pezzo di pane con lo sudore della mia fronte. Ma invece che cosa succede? Succede che io mi devo sudare pure lo pane di chi non lavora. Si può essere utile alla società anche senza zappare. E come dice nostro signore Padaterra? Dice, tu ti guadagnerai lo pane col sudore della fronte. Eh? Ma perché lui non dice veramente come stanno tutti i fatti? Che oggi tu lo pane te lo guadagnerai sputando lo sangue dei polmoni o spezzando dalla spina dorsale. E qualche volta ci rimette pure la pelle. Io mi occupo di religione e non di politica. E guarda che lo Padaterra parla chiaro. Tu ti guadagnerai il pane, lo pane. Don Abba non dice tu ti guadagnerai lo caffè o i maccheroni o il liquore dell'impresario. Eh? Se tu avessi fatto lo prete, tu saresti stato un ottimo predicatore. Avanti. Avanti. I predicatori, parlo bene tu con la panza. Mangi, bevi, dormi e stai tranquillo. Panza piena, non credo lo digiuni. La chiesa è una cosa importante. Ce lo so detto. Fermi un momento. No, devo andare a Iella prima dell'alba. Ci sta la chiamata del bracciante. Ma la sassaiola, stamattina non ci stavi. Ma mi sai di che c'entri io con l'acqua? Io fino a mo' mi sono sempre occupata delle fatte della gente. Pure troppo. Ho fatto 30 anni, Irvi. 30 anni. E quello che tengo è un letto di paglia. Non è cosa giusta. Se è per me che fai così. Ricordate che ho cominciato a volerti bene perché sapevo come la pensavi. E mo' ti ci metti pure tu. No. Ci vediamo stasera. Vengo.
Elvira, tu lo sai dove è Berardi? Dimmi dove lo manda a chiamare subito. Sentimi, non può mancare in una giornata come oggi. Perché? Che è successo? Stanno arrivando tanti carabinieri che sembra la guerra. Elvira, bisogna fare qualche cosa, ti dico. Ma c'è bisogno di Berardi. Dimmi dove sta. Dimmi dove sta. Non lo so dove sta. Forse verrà più tardi. Ladri! Ladri! Ha rubato tutta l'acqua nostra! Non erano questi le barche! Ladri! 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 L'acqua! L'acqua bene, metà a voi e metà a noi! Queste tutte lo sanno! Dato precise disposizioni perché fossero tenuti lontani. E guardi, guardi qui invece cosa stanno combinando. Io cerco di calmarli. Forza voi, avanti coi lavori, non ho tempo da perdere io. Mi pare che la sicurezza non sia garantita. Comandante, mi meraviglio di lei. Che ci sta a fare la forza pubblica qui? Faccia schierare gli uomini! Signor sì! Avanti! Calma! Calma! Disgraziati! Calma! Ci sono qua io! Non avete più fiducia in me? È così che credete di fare i vostri interessi? Fate qualcosa voi! Se no qua succede il Funimon! Farò l'impossibile! Ma è una causa disperata! Siete voi che avete compromesso tutto con le vostre stravaganze! Così ci arrubate tutta l'acqua! Non erano questi gli accordi! Vabbè, facciamo così! Una commissione di anziani venga con me, gli altri restino qua! Scarpone! Se permetteteci qui i rappresentanti. Allora! Scarpo, Giovanni, Battistera, Zomba, Papasissa. Discutiamo. Come? Non vi fate imbrogliare perché ladri sono. Vogliamo andare. Il presente contratto ha per oggetto la direzione delle acque del fiume Fondamara, che nasce dal Monte Velino e sfocia nel fiume omonimo. Il nuovo ramo si estenderà fino alla sottostante vallata, proprietà del signor Mauro Di Beri, qui presente. Si stabilisce che 3/4 dell'acqua siano incanalati in giù fino a valle e 3/4 dell'acqua che rimane vada a beneficio dei campi di proprietà dei fontamaresi. Onde evitare l'errata interpretazione del presente contratto, in fede una rappresentanza dei Fontamara conferma quanto sopra con incondizionata accettazione. E per me il contratto è chiarissimo. Per noi no, ce lo spiegate voi. 3/4 dell'acqua andranno nel letto tracciato dal comune. I 3/4 dell'acqua restante continueranno a scorrere nel vecchio fosso. Ma l'accordo era 3/4 e 3/4, cioè parti uguali. Parti uguali un corno. L'acqua di Fondamara e la maggior parte deve restare a Fondamara, che sia chiaro per tutti questi. Ma avete sentito? Neanche quelli della commissione sono d'accordo fra loro. È incredibile. In qualità di capo del comune ordino il proseguimento dei lavori. Avanti voi! Carabinieri, allontanate questa gente! Ma l'acqua di Fondamara e voi... Basta. Ma che basta? No. Lasciate stare i fontamaresi, è brava gente. Io lo so bene, non lasciate stare. Scarpone. Stop the ball. Che avete fatto? Niente. Senti, non c'è niente da fare. Niente. Non ci ha puzzato pure da casa!
Incredibile. Lavorate voi. Lavorate, lavorate. È pazzesco. Ladri, a ridarci l'acqua. Guardate, mi pare che la situazione si sta facendo un poco troppo tesa. Ora me ne occupo io, eh. Non erano questi, ladri. Hai detto tre quarti e tre quarti, metà e metà. Venditori, ladri. Ma state a sentire. Signori, cerchiamo un accordo. I fondamaresi subiscono una perdita. Hanno ragione. Facciamo che non sia eterno. Mettiamo un termine. 50 anni. Piuttosto ci facciamo scannare. Preferiamo andare tutti in galera. Ladri! Guardiamo gli ingredienti! Posso averne tanto salato! Qua, ciao! 50 anni sono troppi! 50 anni sono troppi! Facciamo 10 lustri! 10 lustri e non se ne parli più! Avete sentito? 10 lustri! Ha accettato! 10 lustri! No. Avete capito? 10 lustri! 10 lustri? Che cosa significa? Che cosa significa? Ma questo è un altro imbroglio. No, questo è un imbroglio. Questo è un imbroglio. Questo è un imbroglio. Questo è un imbroglio. Indietro. Indietro. Caricare. Ma tu ci credi proprio a tutte le promesse di Don Circostanza? No. Però lui crede alle mie. Gli ho detto che se stavolta non mi trovo la maniera di partire, quando è vero che mi chiama Berardi, gli mangio lo fegato. E lo troverà il modo di farmi partire. Gioia, piuttosto. Non so come dirtelo. Sai, devo partire. Berardi, servono soldi. Ho capito. Un piccolo prestito. Di me ti puoi fidare. Eh beh, so tempo brutto per tutto quanto. Ma per te vedrò di poter fare qualche cosa. Anch'io ho qualcosa da chiederti. Tutto quello che vuoi. Se parti, te porteresti mio figlio con te? Ma non è troppo giovane. Appunto. È troppo giovane per sopportare la condanna di viva a fondamare. Non voglio che patisce quello che ho patito io in tutta la vita. E io sono troppo vecchio per poter partire. Perciò, se te lo porti con te, me l'hai venuto peso dal cuore. Giova, Antonio è come un fratello per me. Tu e Maddalena potete stare tranquilla. Lo so. Un'altra cosa ti deve cercare. A quell'uaglione non lo fa lavorare più di 10 ore al giorno. Va buono. Bera, prima di venire da te ci siamo riuniti in parecchio. Ci sta un sacco di gente che aspetta in mezzo alla strada. Io sono convinto che bisogna fare qualche cosa.
Io ho già fatto pure troppo. Questo non è un tradimento. Per anni si è detto non ti fa mettere i piedi sul collo da nessuno. E mo che tutto il paese lo pensa come te, tu dici arrangiatevi. Lasciatemi in pace. Non siamo noi che non ti lasciamo in pace. È l'impresario che non ci lascia in pace. Ma come te l'hai da dire? Io non voglio andare in galera per l'acqua vostra e per la terra vostra. L'ultima parola, Barà. Andiamocene, va. Non vuoi venire? Berardo Viola tiene paura. Berà, lascia perdere, oramai è meglio che parti. Ce l'hanno più che te che con l'impresario. So.
mano alla masseria Don Geccone. Tu e tu. Pare che è arrivato lo padrone. E tu pure. Un altro con la trebbia che va lo feude. Avete capito? E la paga? E la paga ve la daranno dopo, alla fine della giornata. Prendere o lasciare. Oramai, anche se vi chiamo, nessuno vi dà più la paga intera. Mezza paga, eh? E allora mezza paga e mezza sempre. Ma perché fanno così? E voi lo dovreste sapere che ci sono almeno 10 maniere per seminare lo grano. Vediamo che ci rimette. Voi altri di Fondamaro siete tutta una razza di sfaticate. E tu, Scarpò, porti la bandiera di Lazzarone. A proposito, avete saputo che hanno bruciato una massaria l'impresaria? No, non avevamo saputo niente. Si vede che aveva fatto la staccionata di legno troppo secca. L'avrà bruciata lo sole. La luna, vorrei dire. È successo da notte. E allora sarà stata la luna. Gli uomini nostri corrono subito per aiutarci. No, tenga paura. Ma come? Hai paura? Andiamo a vedere. Madonna mia addolorata, aiutaci tu. Campane, Teofilo, vai, vai su. No, no, non ce la faccio. E allora, dacci le chiavi a noi. Ci andiamo noi. Svelto. Eia. Madonna. Elvira, tu vieni con me. Voi altri, nascondetevi. Scappate, presto. Siamo ricordati. Fammi rivia fiamma. Su, su.
che non stai con gli altri al fucino? Sono troppo vecchio perché ci lavori. Che ci vai a fare in campagna? Dai, guarda di là. E poi io non faccio il contadino. Perché? Faccio lo scarparo. Ah. E quando tornano gli altri? Non lo so, in tempo di semina. Dai, spiegate, datelo dentro. Va bene, va bene. Ho trovato questo. E tu chi sei? Lo sacrestano. Ah, lo sacrestano. E allora perché non stai alla chiesa? Perché la chiesa è abbandonata. Sicché la chiesa è abbandonata. Ma che razza di sacrestano sei senza la chiesa? No, ma ci sta la cappella. Ah sì, allora vattene dentro la cappella senza la chiesa. Sbrigatevi. Voi due alla casa, alla femmina, alla casa. Andate a casa, sbrigatevi. Ciao. Via. Via. Voi venite con me. Mio padre si mette paura. È meglio che corra alla casa. No, Elvi, rimane qua. Non ti muovi, hai capito? A tuo padre non ci basta fare niente. State qua con me. State qua, bella, state qua. Sequestrate tutte le armi che ho trovato. Ma che armi cercano? Noi non teniamo armi. Prenderanno qualche roncola e qualche falce. Altro il paese non ci sta. Per fortuna verrà addosso alla campagna. Vieni, andiamo su. Andiamo. Maurizio, dai! Apri! Deve essere scappato di qua! Tu che dici? Questi non sono venuti per le armi, sono venuti per gli uomini! Ma allora se li chiamiamo? Sì, Maddalè, può essere pericoloso. Sì, sì, per carità, perché se gli uomini sentono le campane a martello penseranno a un guaio, a un incendio e verranno al paese di corsa. Può succedere una strage. Guarda là, su. Dio mio, no, no, Maria Grazia! No, 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 aiuto! Non guardare, non guardare! Che cosa gli stanno facendo? Non guardare, non guardare, lascia stare, non guardare! Aiuto! Ma prego, lascia stare! Stati qua, stati qua! Voglio andare, voglio andare! Voglio andare, voglio andare! Voglio andare, voglio andare! Voglio andare, voglio andare! No! 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 Mamma mia, è questo che vogliono? Venite con noi, avanti. Sadova zitti. Posate gli attrezzi! Forza, giù, gli attrezzi, contro il muro! Spicciatevi! Voi due, indietro! Allora, com'è andata la città? Bene, poca resistenza, li abbiamo presi. Ci stanno tutti? No, c'è un altro gruppo. Allora facciamolo entrare. Avanti, Azbe! Tu, lascia la sala, cammini! Hai visto però? Ma che c'hanno in capo?
porco diavolo, che sta succedendo? Non lo so, ma tu cerca di stare più calma. Ci stanno troppo fucili qua attorno, per far fessaria. Giovanni, sto calmo, però... Ma le femmine dove stanno, eh? Ho mandato Antonio a vedere. Guarda, fanno come i pastori negli stazzi, per mungere le pecore. Fate passare. Largo. Allora, sacrestano, cominciamo con te. Scriviamo. Se io ti dico di gridare evviva, tu che dici? Evviva a chi? Allora? Invoco la pace. Invoco la pace. Ma perché? Vigliacco. Perché non reagisci? Vigliacco. Scriviamo refrattario. Sotto un altro. Come ti chiami e che fai? Anacleto il Sartori. Sentiamo. Evviva chi? Evviva Maria. Quale Maria? La Madonna de Loreto. Scriviamo pure per questo refrattario. Giua. Ma che è sta pagliacciata? Vieni avanti. Allora? Evviva chi? Come evviva chi? Evviva la regina Margherita. È morta. La regina Margherita è morta. No. La regina è morta. Ma non è possibile. È morta. È morta. Da parecchi anni. Via. La regina è morta. Non è possibile. La regina è... Scriviamo costituzionale. Non è possibile che sia morta la regina Margherita. Dove va quello? Fatemi entrare. Dove va? C'è sta dentro mio padre. E sono rimasto fuori. Fatemi entrare. Vai, entra. Avanti un altro. Allora sentiamo. Papà, non so trovate, né a mamma né Elvira. Non si riesce a capire che è successo. Come non si riesce? Tu che... Le donne sono come impazzite di paura. Evviva chi? Ma non dicono niente, niente. Abbastri i ladri! Bastardo! Abbastri i ladri! I ladri! Scrivi provocatore. Sotto un altro. Mi chiamo Venerdì Santo. E allora dimmi, Venerdì Santo, evviva chi? Viva il governo. Quale governo? Il governo legittimo. Scriviamo perfido. Ho sentito dire che ci portano via. Che non risponde come vogliono loro se lo portano via. Non ti piglia paura, voglio. Proprio tu. Prima ne facciamo fuori un bel po', sti porci schifosi. Ma che c'entri io? La tiene la roncola. Sì. Come ti chiami? Presento. Come ti chiami? Michele Zompa. Evviva chi? Evviva... tu. Bravo. Scriviamo ipocrita. E tu chi sei? Gasparone. Evviva chi? Abbassi Turlonio! Scrivi comunista. Hanno violentato le nostre donne! Hanno violentato le nostre donne! Fatemi entrare! Le sapete che hanno fatto alle nostre donne? Quelli briganti! Elvira, dove sta? Che è successo? Elvira si è salvata. Ma tu non sai che hanno fatto nelle nostre case quelle bestie! Nessuno ha toccato le donne! L'hanno violentate quella creatura! Levate da me! Fermi! Sto fermo, fate strozzo! Prendetele forza! Che vuoi? Fatteli fuori! Fuori! Fermatevi! Prendete forza! Le stoppe! State fermi, state fermi! Abbiati, sporcaccio! Mi ti scanna, te, ti faccio da matti! Maledetti! Portatelo fuori! Non fai la carogna! Occhi di matti! Dimmelo tu! Cammina, carogna! Dammela a me, lo fucile!
Se non vanno iato, ammazziamo a tutti quanti. Pazza dalla paura e le ho chiuso gli occhi come si fa con i morti. Quella povera Maria Grazia seguitava a gridare, a lamentarsi. E vi risponde Elvi, vi l'ammazzi. Ma dove? L'ammazzi. Ma dove? Ma la devono pagare. Berardo, Berardo, ma la devono pagare. Berardo, no, no, ma la devono pagare. No, quelle non pagano. Vada lei, vada. Portala a casa, pensa a Elvira, portala a casa. Vabbè, andiamo alla casa. Andiamo alla casa. Thank you.
Ama. State tranquilla, sto io a fornare. Va bene. Già. Teo, facci entrare per pregare. Teofilo, noi volemo entrare. Andatevene. Per l'amore di Dio, Teofilo. A chi volete pregare? Ma che stai a te? Non ci sta più religione, non ci sta più niente. Andatevene! Oddio! Oddio! Via! Maddalena! 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 Maria! Hai visto mio figlio? No. Non dormo da stanotte per aspettarlo. Ma non ha dormito alla casa tua? No. Perché doveva dormire alla casa mia? Stanotte quando ci siamo salutati. E quando vi siete lasciati? Niente, niente. Mi ha dato la buonanotte. Berard, non è cattiva. Povero figlio mio. Tiene una sfortuna addosso. Sì. Marierò, tengo da fa. Devo preparare per Giovanni. Scusami, sa. Giua, è da per là. Tua madre ti va cercando per tutte le case. Non ti arrabbiare. Quello che è successo tra me e Elvira doveva succedere. Tu non sei un guaglione, tu sai quello che fai. E se è giusto lo devi dire da te. Senti, tua nipote io la voglio sposare. Però appena mi sono messa a posto. Mi pare che tu ti piglia troppa confidenza con la sorte. Per metterti a posto tu ti devi prima rifare la terra, ma non è facile oggi rifarsi la terra, e tu lo sai. Ci hai provato diverse volte, ma ancora non ci sei riuscito. Ma io ci provo ancora. E stavolta vedrai che mi riesce. Poi non si tratta solo di me. Non è solo la vita mia. Giù io mi sento una forza 10 volte più grossa. Io mi sento addosso una forza da spostare in montagna. E stavolta vedrai che mi riesce. Ma devi riuscire. Che Dio ti benedica quando è così. Non ti posso dire altro, Berardo. Che Dio ti benedica. Vi benedica a tutte e due. Vi benedice e vi aiuto. Giua! Tanto buono. Buona fortuna, figlio mio. Niente di meglio, non c'è niente di meglio per lavare i grilli dalla testa. La moglie, qualche figlia, una casetta e magari un poco di risparmio. Servono più dei carabinieri per mettere la testa a posto a uno come te. Ti ho fatto venire qua per presentarti questo mio amico. Ti ho spiegato il tuo problema. Piacere. Ti può essere utile. Io sto nel commercio e lavoro non te ne posso dare. Però ti posso garantire che chiunque viene a Roma con dei buoni muscoli e la voglia di lavorare non si morirà di fame. Lo so, ma come sta a fare? Dovrei partire allo sbaraglio. E quando ne sono partiti prima di te? Credimi, il lavoro non viene a cercare te. Sei tu che devi andare a cercare il lavoro. Te l'hai detto che ti sarebbe stato utilissimo? Il coraggio ce l'ho, non è che... È che proprio... Sapete, sempre che non mi fanno scendere dal treno perché non ho la tessera, la...
come Cristoforo si chiama, al lulubrete di lavoro. Ah, e tu non dire che va a lavorare, diamine. Di che tiene un parente moribondo al policlinico. Che ne so, di che va a Roma per vedere il Papa. Straordinario, eh? Straordinario. Fatta la legge, trovato l'inganno. Qui mi rubano il mestiere se non sto attento. E che lavoro c'è a Roma? Pagano bene? Ci sono vari tipi di lavori pesanti che la gente di città si rifiuta. Terrazzieri, facchini, spalatori, eccetera. Ma sono tutti meglio pagati dei lavori dei campi. Questo è sicuro. Devo rischiare. Devo rischiare perché... Sapete, non ero pronto per partire adesso, ma... Non posso più aspettare. Scrivete sta lettera, don Circostà. Scrivete sta lettera di raccomandazione, scrivete. Naturale. Ma che farebbero i miei cafoni di Fontamara se non ci fosse il loro don Circostanza? Se stanno un poco larghe le spalle. Però di stoffa buona. Io l'ho portato per 10 anni. Sotto lo bavero della giacca gli ho cucito un santino di San Giuseppe da copertino che lo protegge dalle disgrazie. Speriamo. Fino a mo il tuo San Giuseppe da copertino ha fatto poco di miracoli. Senti, qua ci ho messo dentro mezzo pagnotto, 2 cipolle, 2 pomodori, 2 pezzi di pecorino e 1 manata di mandorle. Mo basta. Falla andare a dormire, domani deve partire prima dell'alba. Dai. Ma perché piangi? Non batte per la guerra e nemmeno per la mera. Poi sta con Berardo. Sì. Stai d'accordo. Ci sei rimasto solo tu. E basta, non piagni più, mamma. E poi non devi fare così. Che ti credi che siamo prima, che hanno dovuto passare per sta via Crucis? Vedrai che torno presto. Te lo prometto. Quando torna, torna. Mi troverai sempre che te sto riesce a ripigliare sonno. Pensa a quello figlio a me. Hai sentito? Che può essere? Sarà la tramontana. Ma nemmeno quando il vento soffia forte ha fatto mai suonare la campana. E poi stanotte il vento non c'è sta. A quest'ora è triste, sembra che sono morto. Hai paura? State più vicino a me. Ecco, sarà la civetta. E come fa la civetta
a far suonare le campane. E se non è la civetta, sarà la faina. La faina? Fa suonare le campane? E se non è la faina, sarà la strega. Padre Fiolo, Spirito Santo. Dalla casa di Don Abbacchi. Non vuole seppellire la salma di Teofilo. Chi si impicca va all'inferno, mi ha detto. E se un sacristano si impicca, va nell'inferno più profondo. Pace all'anima sua. Noi riporteremo la salma di Teofilo in mezzo alla chiesa e lo lasceremo là per 24 ore. Così Cristo, la Madonna e tutte le sante vedranno in che condizioni siamo ridotti. Pace all'anima sua. Verrà, non partire. Senti, non partire. Sai, oggi verranno lì carabinieri a Fontanare. Per Teofilo. Senti, ne lasciarci soli. Ma che facciamo senza di te? Berardo! Quanta terra andò. E poi tutta, tutta pianura. Terra fertile. Documenti, per favore. Pagina dopo. Dove è andato? Gli sta scritto qua. Buon viaggio. Documenti. Chi l'ha fatto vedere? La lettera di Don Circostanza? Che ci sta scritto? No, è una lettera di Don Abbacci con lo timbro della parrocchia. Ci sta scritto che andiamo a Roma per vedere lo Papa. Ecco, andiamo a Roma per vedere lo Papa. Andiamo a Roma per vedere lo Papa. Come? Andiamo a Roma per vedere il Papa. Sì, sì. Verrà, come so bello queste signorine sotto all'acqua. Ti piace, eh? Sono nudo. Pensi che questa è tutta acqua sprecata? Sì. Se avessimo stacco a Fondamare. Guarda che abbondanza. Mannaggia. E poi arrivo bella fresca, andò. Siete come fresca, sì. Finì. 35 lire. Come? Ma perché prima di lavorare sono da pagare? Ma che c'entra prima che c'entra dopo? Non volete pagare i bolli dello Stato? E lui? Ah, lui è minore, ci vuole permesso del datore di lavoro. E mo come facciamo? Come? Vabbè, mo vediamo prima. Ma si mette poi vale. Dunque, 25, 35. Dammi altri bollini, che qua ci sono ancora 300 rompiscatole. Carpioni Angelo. Non capisco perché ce ne ha fatto pagare 35 lire. Ma... Carpioni Angelo. Scusate, cavalì, ma per un lavoro dove andiamo? Domani vi fate scrivere come disoccupati e come reclute per i lavori di bonifica. E perché domani? Oggi non ci si può andare? Perché oggi è mezza festa e tra poco l'ufficio è già chiuso. Per pagare stampa aperta, eh? Qua miseria.
35 lire. Se mi avessero dato 35 frustate mi faceva male da me. 35 lire si sono pigliate. 35 lire. E si capisce? Oh, uno viene per cercare lavoro e invece devo pure pagare. Romeo, ci vogliono 35 lire per segnarsi. E poi che me mangi? Dai, porta. Ecco la chiave inglese, signor Tenente. Vediamo qua. Ragazzi, porta. Muoversi, muoversi. Signor Tenente, mi scusi. Ma quanto tempo c'è ancora da aspettare qui? Non lo so, ci sarà un'ora. Ma che? Un'ora? E io aspetto lei. Ma c'è tempo. Vai, marcigliere, vai, passiamo per il posto. C'è una forza. Guarda un po', vedi di rimediare la palanca, qualche cosa, muovete. La gente di città non ce la farà mai. Insomma, ragazzi, ma guarda sto provaci dei provaci. Au, chiama un po' un traino che qua non c'è niente da fassa. Dai, provaci dei bra. Dai. Sì, vabbè. Ci provi. Ci posso provare. Vabbè, va. Mentre che aspettiamo, dacci una mano, no? Marco, è impossibile, signor tenente. E invece di chiacchierare. Vabbè, allora qualcuno si esce a mettere basso lo fondo. Vado là, fammi passare, sì. State pronti voi, sergente. Oh, vieni qua, Fausto, dai. La ruota, andiamo. Avanti, allora, tutti insieme. Datemi la mano tu, qua, sforzo, ragazzi. Vai. Accosta la ruota, accosta, adesso. Dai, forza. La zeppa adesso. Metti il dado adesso, forza. Su. Ha visto e ce l'ha fatta, però. Ammazza, che faticata, oh. Ammazza, rimandavi tutta sta forza, oh. Ma chi c'è Magiste? E chi è Magiste? Non lo conosco. Isoto Fondamare. Molto bene. Andiamo, andiamo. Grazie. Tante grazie, auguri e complimenti. Stato buono. Arrivederci. Mi dai una mano, per favore? Subito. Avvera, si non più forte. Mi sento la forza di spianare una montagna. Date un lavoro per Ardo Viola, fate vedere chi è. Chiamma, doia! Che? Come ti senti stamattina? Buono, buono. Ma ti dici che può piovere oggi? Ma non credo, la volina è tutta pulita. Piuttosto dalla parte della Broni ci sta le nuvole. Sì, le nuvole. Ma non da pensiero. Maddalena. Levalo quello piatto. Ogni volta che ci vanno gli occhi sopra, mi sento male. No. No, fino a che so viva io. In qualunque momento, tra un anno, tra 10 anni, quando mio figlio può tornare, ci deve stare il suo posto a tavola. Si deve solo sedere. E sua madre gli riempie un piatto di minestra. Era meglio se non lo facevamo partire. Non te devi affliggere. Berardo non è né lo primo né sarà l'ultimo a lasciare Fontanara. Maria Rosa, ti hai portato tu per te. Un po' finì bene a così. Lui, lo figlio, che non è nato per la proprietà, mo può diventare per forza proprietario. Lui, che non può sta fermo su una sedia, mo va mette su casa. Lui, che non sopporta le ingiustizie, che era tutto per l'altro.
Mo se vuol fare i fatti suoi. È tutto questo per l'amore di una femmina, hai capito? Speriamo che ci riesce. Certo, la città è difficile, la città è cattiva. Non riusciamo nemmeno a farci capire. Un cittadino e un cafone difficilmente riescono a capirsi tra loro. Parliamo la stessa lingua, ma non parliamo la stessa lingua. Ma questi non sono della provincia di Roma. E di che provincia siete? Siamo della provincia dell'Aquila. E allora dovete rivolgervi alla provincia dell'Aquila. Provincia dell'Aquila. No, vabbè, va. Aspetta, dai. Un momento. Oh. Ma dove sta l'ufficio dell'Aquila? Cosa? Dove sta l'ufficio dell'Aquila? Dove sarà l'ufficio dell'Aquila? Dove sarà l'ufficio dell'Aquila? L'ufficio dell'Aquila? Dov'è l'ufficio dell'Aquila? Dov'è l'ufficio dell'Aquila? L'ufficio? L'ufficio dell'Aquila! L'ufficio dell'Aquila! Ho capito! Oh, dai, e dai, va! Ma insomma, dov'è l'ufficio dell'Aquila? Dove sarà l'ufficio dell'Aquila? Ma perché sta andando lì? L'Aquila! Ma dove sta l'ufficio dell'Aquila? Si può sapere? L'ufficio dell'Aquila sarà l'Aquila. No, ha capito, come sei andato? Fai, capito? Andiamo, cammina, dai. Guarda che se dai giappa a te. E vattene. Su, venite. L'avvocato vi riceve. Gammia. Coraggio. Su. L'avvocato. La consultazione costa 10 lire. Va bene, siamo d'accordo. 10 lire anticipate. Ecco. Dieci lire per persona. Le devo dare pure io. Dai, dai. Ma voi siete proprio avvocato che parla? Vera, ma questo dov'è ito? Vera, dove è andato questo? E sarà andato a consigliarsi con qualche altro avvocato. E certo. Non hai sentito che ha detto il padrone? Quello tiene un sacco di conoscenze qua attorno. Poi abruzzese pure lui. Anche se costa caro, è l'unico che ci può aiutare. Speriamo. Che te lo vuoi tornare a Fondamare? Sta arrivando. Il vostro caso è buio, da quanto ho capito. Avvocato, ma noi cerchiamo sulla strada giusta per lavorare. Lavoro, lavoro, come se fosse facile trovarlo così.
Quanta moneta vi rimane ancora? Ma l'abbiamo data prima. Sì, no, ma quanta moneta avete ancora in saccoccia? Qua ce li soldi. €14 quasi. Il vostro caso è addirittura disperato. Avvocato, ma come disperato? Perché? Non potete, non so, farvi venire qualche cosa da Fontamara. E che cosa? Noi siamo contadini, che vi possiamo offrire? Qualche gallina, per esempio. Lo formaggio. E un poco di miele contro la tosse. Sì, ma ci vuole tempo, però, eh. Già. Allora scriviamo un bel telegramma a un vostro parente. A vostro padre. A mio padre? Sì, a mio padre. Ma come, tuo padre è morto? Adesso poi l'indirizzo lo vediamo dopo. Mo scriviamo il testo, Caro padre, ci servono 10 chili di formaggio. Formaggio? 2 chili di miele. Varie galline. Cavalì, vi piacciono le precocche? Altro che, sono indicatissime contro la tosse, mio caro. Allora, ci mette 3 chili di precocche. 3 chili pesche durace. Ecco, ho spedito un telegramma a Fontana. Queste sono le richieste. Ma scusa tanto, questo formaggio è caro da dare. Chiedo. Il formaggio di Fontamare è da grattugiare o da mangiare? Se è fresco te lo mangi e se è duro te lo gratti. Se è fresco è da mangiare, se è secco è da grattugiare. Sì, ma quando arriva? Spero presto, abbiamo spedito un telegramma. La pratica non si può tenere sospesa. Ma presto, stia tranquillo. Aspettiamo. Grazie tante. Andiamo, la pratica è aperta. L'ufficio chiederà i documenti necessari. Atti di nascita, fedine penali, certificati di buona condotta. Appena il cavaliere li avrà, vi scriverà nell'elenco dei disoccupati. E lo lavoro, quando ce le danno? Lo lavoro di bonifica verrà dopo. Comunque, sarete convocati dall'ufficio stesso. Andiamo, parliamo fuori. Speriamo bene. Meregra, non niente. Ho saputo che te ne vai in pellegrinaggio. Devo cercarlo perdono. Tu non devi cercarlo perdono di niente. E che male hai fatto, povera creatura? Quelli svergognati la devono cercare, no tu. La vergogna me la porti, Elvira. Io vengo con te. Sì. Voglio venire con te. Tu non hai colpa. Perché vuoi venire? Sono successe tante cose. Sono successe tante cose quella notte, Maria Grazia. Sudore pretera zappara, sulla gramegna.
sto telefontane. Se so, se so, se ca te. Vera, qua ce l'abbiamo solamente per 3 giorni. E come facciamo dopo, senza magna? Mio nonno e una moto è stato sopra la montagna a digiuno per 3 settimane. Ha bevuto solo acqua. Ma tu lo sai che lo telegramma a tuo padre è stata una finzione. Perché non scriviamo a casa mia e ci facciamo mandare le provviste? Qualcosa da magna. Giovanna ha già fatto troppo. Per me Funtamare è più lontana dall'America. Vedi, Antò, quello che mi pesa non è tanto l'umagnà o la mancanza di soldi, ma la mancanza di notizie. Di Elvire, di mia madre, di tutto il paese. La tua famiglia, poi... Allora ti sei pentita? Ma perché devo essere pentita? Non sono pentita, perché questa è l'unica strada che ho da fare. Antò, vedi, quello che a me mi fa perdere la testa è perché non ci dobbiamo capire pure noi che ci vogliamo bene. Scarpone pensa che io sono scappato per paura. Elvira pensa che l'hai fatto per l'orgoglio. Mia madre dice che l'ho fatto per seguire il destino pazzo dei Viola. Ma nessuno veramente è capace di entrare dentro la coccia tua e capire le cose come stanno. Sì, però tutto quello che dici tu va buono. Però io tengo fame. Andò. Lascia stare. Non ci pensare. Ti saluto, Nico. Buongiorno, Natale. Elvira? Elvi? Elvi? Ti sono chiamata anche per cercarvene un favore. Sì, Maddalena, per qualche giorno vi dovete occupare di lui. Spero che non vedrà troppo bene. Ma no. No, Elvi. Io prima mi devo occupare di mia nipote. Ma come ti può venire in mente di andare in pellegrinaggio? Eh? Non te vedi come ti sei ridotta? Come puoi affrontare una sfaticata simile? E poi, scusa, in pellegrinaggio ci vanno i grandi peccatori per far penitenza. Me voglio mettere a posto. Quello che ho fatto lo sapete. E voglio mettermi a posto. Io so solamente che la Madonna lo vede come già siamo castigati. Per quello che abbiamo fatto e per quello che non abbiamo fatto. Come può voler che tu fai ancora penitenza? Tu stai tanto malata. Ma io ci devo andare, anche perché ci devo cercare una grazia. E vai, figlia, va.
bello sto sciallo. E guarda sti fermanti. Eccolo qui! Ho avuto l'occasione, volesse accattare un po' di sta roba. Chissà se sta buona, Elvira, che dici? Sta buona? Ma una bella signorina, tutto sta buono, però. Il fazzoletto lo metto 2 lire, il fermaio corpetti non lo metto 1 lira. Veramente noi volevamo guardare. Non ma allora sì, ci avete soldi, che è toccato a fare? Dai, circolate, camminate. Ma scusa, andate, ma non andate, me ne va là a sapere. Ma guarda il custo. Anto, io sono sicuro che... Vabbè, ma che è successo? Non lo so. La vostra camera è stata affittata. Tenete mezz'ora per lasciarla libera. Non dovete neppure perdere tempo per la valigia. E perché? Bernardo Viola, bella fregatura che mi avete dato. Tuo padre è una carogna, sono 3 giorni che non mangio. E tutto per questa storia di tuo padre. Ma che succede, avvocato? Succede che è venuto da me il capo dell'ufficio collocamento dei sindacati. L'UPAC non è arrivato. Ma sono arrivati in compenso i vostri certificati. Sul certificato di moralità rilasciato dal podestà c'è sta scritto: condotta pessima dal punto di vista nazionale. Sì, va bene, ma che vuol dire? Vuol dire che con un certificato come questo è impossibile darvi lavoro. Ma perché? Ma chi è che ha scritto sta roba? Inoltre la polizia è stata avvertita: non troverete mai lavoro. Avvocato, ma... però li soldi, I soldi, sì. Allora, avete capito? Sì, sono capito. Tra mezz'ora. No, no, senti, faccia stare stanotte. Mezz'ora. Esponendo la mia rispettabilità, sono stato derubato! Sti disgraziati. Berà, state fermi. Andiamocene, Berà. Sei ancora in tempo a rinunciare, Elvira. Ti supplico, non fai sta pazzia. Non ti preoccupare, mi sento forte. Senti che tosse. Se non ti senti forte è perché tieni la febbre. So forte perché sente che oggi devo sapere la risposta a una domanda. La Madonna mi dirà se sono destinata a rivedere Berardo. Ma perché non lo devi rivedere? Sua madre dice sempre che Berardo morirà in carcere, che questa è la destina sua. Io mi sforzo di non ci credere, ma poi mi viene sempre lo dubbio. Come può sbagliare? Lo guarda una mamma. Speriamo che la Madonna ti dà la forza, tanta forza. Andò.
Andò. Dai, svegliati. Svegliati. Andò. Ecco fa. I carabinieri. Ebbene. Andiamo. Documenti, per favore. C'è adesso un'altra uscita. Ecco, andiamo da qua. Ehi, senti. Ci servite, eh? Ti ricordi Avezzano? Tu laggiù, già. Documenti. Documenti. Teniamo fame, ci paghi qualche cosa da mangiare? Andò. Vabbè, tengo fame. Il bagno è pronto. Vengo. Sì, ma andiamo via di qua adesso, andiamo. Ci porti un poco di vino? Subito. Senti, ma chi paga? E noi stiamo senza soldi. So due frittate e un litro di vino. Fa 2,50. Mo state tranquilli. Grazie. Metti, metti. Poco che giovane, eh. Senti, ma che è questo movimento vicino alla stazione, alla casa passeggero? Tutti questi carabinieri, non è che... Cioè, come documento noi siamo a posto, però non abbiamo lavoro, non abbiamo una casa, non vorrei che ce la mandassero al paese. È la caccia allo solito sconosciuto. E chi è il solito sconosciuto? Danno poco di tempo, uno sconosciuto, il solito sconosciuto, mette in pericolo l'ordine pubblico. In tutti i processi di fronte al tribunale speciale si parla di solito sconosciuto, che fabbrica e distribuisce la stampa clandestina, che denuncia gli scandali, che spinge gli operai a scioperare e i cittadini a disubbidire. Dietro di lui corrono i più furbi poliziotti, ma fino a mo' è rimasto imprendibile. Da un po' di tempo pare che va anche in Abruzzo. In Abruzzo? E che fa? A Sulmona, Prezza, Avezzano, in altri posti. Dovunque i cafoni si rivoltano arriva lui. E chi è, fra diavolo? Forse, ma non buono diavolo. Andò, ci vorrebbe che qualcuno mandasse a fondamare. E gli imbarazza la strada. Già la sa. Documenti. 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 Di chi è questo pacco? Tutti fermi, Boccolini, vagli. Comandi. Alzatevi per un cocciolo. Perché noi stavamo mangiando, mica quello. Di chi è questo pacco, eh? Non lo so. Stavamo mangiando. I documenti sono in ordine, noi non c'entriamo niente. Avanti, forza, non ci fate perdere tempo. È solo per un cocciolo. Ah, veramente, noi non stavamo... Avanti, venite con noi, è solo un cocciolo. Ma perché i documenti sono in ordine? Forza, muoviamoci, coraggio. Muovetevi. E prendete le vostre valigie e muovetevi. Non ci fate perdere tempo, ho detto. Forza. Muovetevi. Cammina, forza. Oh, ecce. Cammina. Ma guardate, noi non siamo dei ladri, capite? Perché ci arrestate? Muovete, se non vuoi che ti rompo la gonna, hai capito? Ah, levatevi a me. Fermo. Avanti. Avanti. Grazie. Avanti, caricate le macchine.
Fuori! Fuori! Lo stono! Capo posto! Capo posto! Sì, sì, arrivo. Fiore? Presente. Ah, sei tu. Capo, scusa. Dopo. Ma noi non siamo di Roma. Noi non siamo romani, che c'entriamo? Sì, sì, vabbè. Ma non passiamo a parlare con qualcuno? E che ne so? Che fanno, ci interrogano? Hai voglia. Ce ne saranno 200 avanti a noi prima di uscire. 200? Hanno arrestato mezza Roma. Ma perché ci fanno stare qua in carcere? Seguitano a cercare un solito sconosciuto. Fra un po' ci lascia. Calma. Allora ce la fai? Sì, Maria. Andiamo. Tutto lo sudore, torniamo indietro, ti prego, torno indietro anch'io. No, lasciami stare. Lasciami. La Madonna cumpare, quelli funtana la tua setta. Oi Maro, oi Maro, e fange grazia. E' luce ardita.
cada momento. Porto la vergogna mia davanti ai piedi tuoi. Perdonami, Madonna. Madre Santissima, per me non voglio niente, solo una cosa. Intercedi per la salvezza di Berard. Oi Maro, e fange grazia amara. Che pensi, Berà? Mi dispiace di avervi trascinato in questa storia. Non è colpa tua. E poi sto a pensare a tutto quello che mi hai detto. Non sono d'accordo. Sentiamo. Sentiamo, che è che non ti convince? Ma per esempio quando parli che i cafoni si devono unire ai cittadini. Perché lo devono fare? Il cittadino sta bene e il cafone sta male. Il cittadino guadagna di più. Mangiano bene. Tutti i giorni come se fosse domenica. Sai, io l'ho guardato un po' la città in questi giorni. A Roma ci stanno caffè, ci stanno le luci, ci stanno le strade, ci stanno tanta comodità. Ma io dico, perché ci stanno tutte queste cose? Perché lo cittadino sfrutta il cafone. Gli fa pagare più le stoffe, le camicie, le calzone, le scarpe. Siamo due cose diverse, capisci? Lo cittadino e lo cafone. Come possono stare assieme? E allora perché qua a Roma, a Milano, a Torino, tanti cittadini stanno in galera, come te adesso, eh? Perché? La differenza, te l'ho spiegata, non sta nel fatto di zappare la terra o di lavorare in fabbrica o all'officina. Berard, la differenza è fra sfruttati e sfruttatori. Ma per esempio poi tu mi parli della libertà della stampa. Ma che me ne porta a me della stampa? Che sono stampatori? Perché invece non mi parli della terra, della libertà di lavorare la terra? Un uomo come te non può non capire l'importanza di stampare liberamente le proprie idee, di parlare liberamente in pubblico contro le ingiustizie. Vabbè, ma che io sono avvocati che devo parlare in mezzo alla gente? Neanche gli uomini di cui ti ho parlato erano avvocati, erano operai. Per difendere la libertà di parola si sono fatti fucilare. E fregat, si sono fatti fucilare e hanno fatto il proprio interesse? No, il proprio interesse, Berard. Gli interessi della collettività. Ma d'una collettività ad uomini liberi, non dei vermini che tutti calpestano, che tutti sfruttano e derubano. Bella parola, che bella parola. Tu non stai discutendo con me, stai discutendo con te stesso, perché non ti vuoi arrendere davanti a un fatto. E che fatto? Che stai tornando a essere l'uomo che eri. Ma perché, com'era? Beh, dimmi com'era. Che ne sai tu che io sono cambiato? Tutto mi dicono, merda, è cambiata, ma io cambio solo quando lo dico io. Che ne sento com'è? Berà, di te tutto si sa. Se ogni Fontamara avesse un Berardo, tante cose cambierebbero. Ma che è? Non dormo. Dormi, dormi. Abbiamo dormito pure troppo.
Beremo? No, Anton, non ce l'ho con te. Beh, è un bravo giovane, eppure coraggioso. Il coraggio sì, però non tiene la forza. Hai visto che mani delicate che c'ha? Sono mani di cittadine. A che gli serve la forza? Cada a zappare la terra. Tanto quando ti portano di là, se non si tosto come una prete, ti fanno di quello che vogliono. Ecco a che serve la forza. Ma che c'è stava scritto sopra quel giornale? Che vanno a sapere da lui? Non glielo volete chiedere. Ma ha detto già troppe cose. Non può resistere. Se quello si mette in testa di farla parlare, non ce la fa. Non ce la può fare. Grazie. Superiore. Che c'è? Vorrei parlare col commissario. Aspetta il turno 2. E allora? Ci siamo decisi? Voglio dire tutta la verità, signor commissario. Dica, dica pure. Il pacco con quei fogli clandestini trovato all'osteria vicino alla stazione è roba mia. Sono io che ho fatto stampare quella roba. Quello che tutti quanti il giornale chiamano il solito sconosciuto. Non è più sconosciuto, perché... perché sono io. Berardo Viola. Mi raccomando, pronti? Giornalisti e altri funzionari dello Stato accorsero alla prima voce che il solito sconosciuto era stato catturato. Ed era un cafone. La polizia aveva cercato lo sconosciuto in città, ma vi è un solo cittadino sconosciuto. Ogni cittadino è tesserato, catalogato, timbrato, conosciuto. Ma il cafone? Chi conosce il cafone? E chi potrà mai tesserare, catalogare, timbrare, sorvegliare, conoscere tutti i cafoni? Nulla di strano, insomma, che lo sconosciuto fosse un cafone. Bravo Berardo Viola. Prima metti a soqquadro tutta Roma, ti fai anche fotografare, fai il bello davanti ai giornalisti. E poi ci prendi per il bavero così da 24 ore. All'improvviso ti scordi tutto. La tipografia, dove fate stampare i manifestini, il nome dei tipografi e tutte le altre belle cose che ti abbiamo chiesto e che hai fatto in questi mesi. Io non ho niente da dire. Ci vuoi provocare? Ma noi siamo molto pazienti, perché siamo convinti che adesso ci dirai tutto. Prendiamo un bel foglio di carta, tu ci detti una bella confessione, ci metti una bella firma e dopo noi ti offriamo anche un bel pranzo e un bel caffè. Ah.
Non ho niente da dire. Ah, sì? E allora il bel pranzo te lo offriamo subito. Portatelo di sotto, dove c'è quella bella tavola apparecchiata. Così ci divertiamo, eh? Beh, ma che t'hanno fatto? Dove sta la vezzanese? È da stanotte che ci hanno separato. Un'ora fa lui è passato dallo corridoio, l'ho appena visto dallo spioncino. Mi ha salutato con la mano, mi ha sorriso, lo stavano a porta via. Io penso che l'hanno liberato. Dormi, però. L'abbiamo supplicato. Io mi sono messo quasi in ginocchio. Te l'ho detto, Scarpò. Quello che è successo doveva succedere. Berardo non si è lasciato trascinare alle lotte di Fontamara. Forse perché lo destino suo era di impegnarsi in una lotta più grande, che riguarda pure Fontamara. Che pensi? Capo tornà? Chi lo può sapere? Io so solo che non sarei uscito mai se lui non si fosse preso la mia croce sulle spalle. E mo devo andare, il lavoro è tanto, vieni, ti faccio vedere. Qui ci stanno gli inchiostri. Guarda, basta girare la manovella, così. Dentro ci stanno anche le istruzioni. Vedrai, ce la farete. Ma tu torna a Fontamara, mi raccomando, eh? Ciao. Ciao. Mo, la prima cosa è trovare un titolo per lo giornale. Tieni i fogli. Qualcuno ha qualche proposta da fare? Io. Chiamiamola messaggera. Messaggera. Oppure tribuna. Ma state zitto, Baldissè. Qual è? Il nostro non è un giornale copiato da un altro. Va bene. Il nostro è un giornale dell'Icafone. Anzi, lo primo giornale dell'Icafone. E dallo titolo sa da capire che cos'è. Ma perché non la chiamiamo la verità? La verità. E chi la conosce, la verità? Appunto, noi non la conosciamo, ma vogliamo conoscerla. Quando l'avrai conosciuta, che ci fai? Lo Brod? Chiamiamolo la giustizia. Ma come ti viene in mente, venerdì santo? La giustizia. La giustizia è sempre stata contro di noi. Ma io volevo dire la vera giustizia, quella uguale per tutti. Se non ne va bene niente, perché non la fai tu una proposta? Che fare? Ma come che fare? Noi dobbiamo trovare un titolo. Avanti, fai una proposta. Io la mia proposta l'ho già fatta. Che fare? Ma non è un titolo. Noi abbiamo bisogno di un titolo da scrivere nella testata del giornale. Ma lo hai capito o no? Maria Gra, e allora scrivi sopra che fare. E così sarà un titolo. Ma questo è un titolo che fa ride. Se solo una copia del vostro giornale arriva a Roma, chiunque la vede si mette a ridere. Chiamiamola la tromba dell'Icafone. Brava Maria. Ma insomma deve essere un giornale dei Icafone, sì o no? Ma che ce ne importa di quello che possono pensare a Roma? Che fare? Ma
Vabbè, chiamiamolo così. Allora, siamo tutti d'accordo. La prima notizia deve riguardare Berard. Hanno carcerato Berard Viola. Che fare? Scarpò, c'è sta già sul titolo, che fare? Non basta, zompa. Bisogna ripeterla. Anzi, bisogna ripeterla in ogni articolo. Ci hanno tolto l'acqua. Che fare? Lupreto non ha voluto seppellire i nostri morti. Che fare? Violentano le donne nostre. Che fare? E che volemmo fare? Mi pare che Scarpone ha proprio ragione. Scrivi, Maria Grazia. Scrivi, scrivi. Vieni a vedere. Guarda. Vediamo come viene. Signor commissario, per quello che ho detto prima, sono tutti chiacchiere, perché non sono io il solito sconosciuto. Che vuol dire? Non crederai di cavartela così, vero? Io sono Berardo Viola. A Fondamaro sono conosciuto come Berardo Viola. Tutto quello che ho detto è falso. E la ritiro. E allora ti dico una cosa, Berardo Viola. Quelli che non parlano non ci stanno bene. Ma non ci stanno bene neanche quelli che parlano troppo, per farci perdere tempo, per sputtanarci. Adesso tu ci dirai tutta la verità, ma quella vera. Te lo dico io. No. Io non so se gliela faccio ancora, perché è come se mi avesse spezzato dentro. Senti, io volevo dirtelo prima che se parlo non è perché mi manco il coraggio, ma è che... Ma che serve? Serve a qualcosa, serve a qualcuno. La Vezzanese se ne sta fuori, è un cittadino. C'è altri interessi, magari fai i fatti suoi. E io mi sto a fare massacra per lui. Perché non devo parlare? Noi dobbiamo uscire di qua. Hai capito?
dobbiamo vivere. Si deve vivere. Bevete, bevete. Mettetevi seduti, comodi. Dunque, mi sembra di aver capito a quanto si dice in giro, e mi auguro che questa volta non sia uno scherzo, che voi, Berardo Viola, sareste disposto a confessare tutto. Cominciamo da questo. Che fare? Viva Berardo Viola. È vero che non siete il solito sconosciuto, anzi pare che siate un personaggio molto noto. Vi siete messo in un grosso impiccio, Berardo Viola. In questo foglio stampato alla macchia ci sono alcune notizie sul trattamento che la polizia, giustamente, vi ha fatto subire dal giorno del vostro arresto fino ad oggi. Poiché volete confessare tutto, cominciate con raccontare come avete fatto a trasmettere queste notizie dalla vostra cella alla redazione del giornale clandestino. In questo giornale si parla molto di Fontamara. Si parla della deviazione di un corso d'acqua, della questione del fucino, del suicidio di un certo Teofilo. Poi c'è anche il racconto di una certa Maria Grazia sulla morte di una Elvira, non meglio identificata. E fatti simili. È evidente che solo qualcuno di Fontamara poteva dare simili notizie. Ma è ben per quello che l'avete fatto scappare. Su, dimmelo. Ma chi è morto? C'è scritto Elvira. È una persona che mi interessa. Sì. Leggete voi stesso. Camminammo a piedi un'intera giornata. Sembrava che non finisse mai e lei si trascinava con i piedi sanguinanti. Su, dammelo, dammi. Poi finalmente arrivammo al santuario. Elvira fece il voto per la salvezza di Berardo. Aveva appena finito che fu presa da una febbre altissima e cominciò a bruciare come una fascina di rami secchi. Ti offro la mia vita, disse l'immagine sacra. Chiedo soltanto la grazia di morire a casa mia. E quella grazia dalla pietosissima Vergine le fu concessa. Tornò a casa, mise tutto in ordine, affidò il padre malato alla zia, si mise a letto e morì. Si può sapere chi era questa Elvira? Era mia cugina, la fidanzata di Berardo. Mi dispiace per tutti e due. Ma torniamo ai fatti nostri. Sentiamo quello che avete da dire. Allora, volete parlare? Adesso non parlo più. È da ieri che ci stanno la ciambaccia. E se ne è buona, gliela facciamo per... Oggi è pure magnata. E che significa? Che significa seguita a vivere mo? Faranno di tutto per farmi parlare. Si sono fermate per ripigliare fiate. Ma se io parlo, è stato tutto inutile. Ma tu t'ha da salvare. Non avevi deciso di parlare per salvarti. Se io tradisco, quanti secoli passeranno prima che uno come me si presenta un'occasione come questa? E se io muoio? Fin da guaglione mi era stato predetto che dovevo morire in carcere.
Ma sei moro così. La prima volta un cafone. Non moro solo per conto suo, ma pure per l'altro. E questo è lo principio di una cosa nuova. Se vai a Fontamare, salutami l'amico. Vera. Buongiorno, signor questore. È tutto pronto, si accomodi. Grazie. Prego. Se il signor questore si vuole accomodare, prego, anche loro, signori, si accomodino. Prego. Tu siedi. Signor questore. Siedi. Berardo Viola si è ucciso stanotte. Egli si è impiccato alla finestra della sua cella, per disperazione. Il fatto è certo, però nessuno era presente al fatto e manca un verbale. Un verbale è indispensabile. Se tu sei disposto a firmare un verbale in cui si certifica che il tuo compaesano si è impiccato, oggi stesso sarai libero. Altrimenti, sai, c'è il processo e io non credo che te la caverai con meno di 20 anni di galera. No, con le nuove leggi speciali è previsto l'ergastolo. Ti sei scordato tutto? Si è impiccato nella tua cella mentre tu dormivi. Su, coraggio, non ti ricordi? Se confermerai, invece, ti troviamo un lavoro e aiuteremo la tua famiglia. Guarda che se non firmi non vedrai più né tuo padre né tua madre. O farai la fine di Berardo Viola. Basta, 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 basta. Eri in cella con lui quando si è impiccato. Era lei l'amico del defunto Berardo Viola? Signor. Conferma che il defunto aveva sempre manifestato tendenze al suicidio. Signor, sì. Conferma che il defunto aveva ultimamente gravi dispiaceri amorosi. Signor, sì. Conferma che il defunto era rinchiuso nella medesima cella di lei e che ha approfittato del fatto che lei dormiva per appendersi a un'inferriata. Signor, sì, signor, sì. Bravo, bravo. Ora basta la firma e sei libero.
Oh,